Buonasera, ben ritrovati a tutti al Nido delle Aquile. Con questo inizio inedito a due, solitamente siamo almeno in tre, e quindi saluto subito il mio compagno di viaggio. Buonasera Alberto, bentornato al Nido delle Aquile. Buonasera Antonio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e sempre Forza Lazio, naturalmente. Assolutamente, siamo reduci da una partita abbastanza impegnativa, forse dopo. Da un weekend, non male, un Ma il altro weekend weekend. sì, non è stato poi male, visti come si sono concatenati i risultati, ma questo lo sapevamo, insomma, Lazio doveva fare il suo dovere per rimanere in scia e in qualsiasi caso avrebbe recuperato dei punti, diciamo. Beh, diciamo che anche gli altri hanno fatto il loro dovere, Beh, sì, diciamo che per forza di cose sì, ci aspettavamo soprattutto magari a qualcosina da parte dell'Inter, è arrivata, quindi diciamo prendiamo per buono tutto, però dobbiamo ecco subito. Diciamo, spostandoci, diciamo, a quello che sono state poi le dinamiche di casa Lazio, è stata davvero una partita molto, molto sofferta. E dopo i primi 40 minuti sfido chiunque a pensare qualcosa di questo tipo. Dopo 40 minuti si pensava a una vittoria in Secondo tempo da scioltezza, thriller, sì. un secondo tempo dove magari far riposare anche qualcuno in vista di Napoli. Invece, poi la Lazio si è Non so, complicata non solo maledettamente. oltre a, sul 3-1, e poi calcio di rigore, insomma, dici che vabbè, è andata sta partita. Poi sbaglia il calcio di rigore e succede di tutto e di più. Diluvio universale, gol annullati. Ma più che altro non puoi mai immaginare, sì, dopo un rigore sbagliato sul 4-1 che poi poteva pesare come un macigno. Questo no, sfido veramente chiunque a pensare a qualcosa di questo tipo, ma la Lazio è questa, storicamente, non solo quest'anno, proprio la Lazio ci regala sempre queste emozioni positive e negative, diciamo, ci fa sempre un po' tribolare, però diciamo che in questa fase Io dobbiamo però in questa prenderci. fase sì, sono per i 3 punti, non mi interessa Esatto. come, finissero pure 32 a 31, va bene uguale, No, l'importante è che in questo momento è infatti. bello, non ci serve il bel gioco adesso come adesso, forse lo Più che dopo ci sta un po' più. altro serve che questo atteggiamento non può essere ripetuto con partite contro appunto il Napoli e il Milan, perché magari ecco, per quanto il Benevento ieri comunque è stato in partita fino all'ultimo e bisogna rendergli merito comunque di aver complicato la vita alla Lazio, però diciamo che contro queste squadre alla fine magari te la riesci anche a cavare. Però ecco, a Napoli un blackout del genere potrebbe costare caro, contro il Milan in casa idem, quindi che questo, come ha detto Reina nel post partita, sia un motivo di riflessione, uno spunto di riflessione per far bene in futuro, perché la Lazio poi, non nascondiamoci, ormai a questo punto, in questa settimana si giocherà tutto, praticamente Eh tutto. sì, giovedì è il crocevia, sicuramente, Lunedì prossimo importante. sapremo se la Lazio comunque è ancora in corsa o addirittura se poi magari in caso di doppio risultato positivo contro Napoli e poi Milan, a quel punto si metterebbe in una posizione di vantaggio per questa Io corsa direi Champions. già giovedì, perché comunque se facciamo tutti gli scongiuri, se per caso perdi a Napoli, insomma, comincia a essere molto molto complicata anche la partita col Milan. Quindi, insomma, intanto non devi andare a perdere a Napoli, dopodiché ti giochi la partita col Milan qui, considerando sempre che abbiamo una partita da recuperare. Però, vabbè, ripeto, ho visto un arbitro scadente, come sta capitando ultimamente, la Lazio che si è complicata un po' le cose. Io ancora non ho capito il sistema del VAR, perché quando tu chiami il VAR per il calcio di rigore assegnato contro la Lazio, secondo me devi andare a vedere pure il calcio d'angolo, che non c'era assolutamente, perché la palla la tocca il giocatore del Benevento, è stato assegnato un calcio d'angolo inesistente. Però vabbè, la Lazio nel secondo, una buonissima Lazio, i primi 35 minuti, insomma, c'è stata solo la Lazio, il ritorno al gol di Ciro Immobile, prima un po' complicato con Thriller, ha segnato un autogol e poi finalmente si è sbloccato. Ottimo Correa, secondo me abbiamo ritrovato un grandissimo Lever. Finalmente tu, finalmente il tubo, no? Sì, Finalmente il tubo. finalmente sì, una partita decisiva. E il suo gol mi ha fatto arrivare prima al Fantacalcio, quindi insomma molto decisivo. No, Sì, beh, io però consistente. mi godo Ciro sotto quel punto di vista Ci che credo, ci credo. è No, però stato un lui. giocatore un po' più consistente, più pratico, che comunque ha messo in difficoltà la retroguardia. Però ripeto, un'altra prestazione ottima di Lucas Leiva in mezzo al campo, assolutamente. E padrone del centrocampo, una buona Lazio per 35 minuti. Poi
come ha detto pure Immobile, questo ci sarà da insegnamento, il Lazio non deve mollare neanche un minuto. La cosa buona, secondo me, è che comunque caratterialmente fino all'ultimo questa Lazio vuole portare a casa i 3 punti, in un modo o nell'altro comunque li vuole portare a casa, e questo secondo me è un atteggiamento. Buonasera Gabriele, ci sente? Eccoci qui, è tornato a trovarci al Nido delle Aquile, Gabriele Podavini, ex calciatore della SS Lazio. Buonasera Gabriele, bentornato. Bene Gabriele, stavamo commentando qui con Alberto, altro mio compagno di viaggio, stavamo commentando la partita di ieri e quindi introduco subito te su questa vittoria, diciamo, roboante contro il Benevento, ma molto anche tribolata, no? Gabriele? Sì, Gabriele, non so se ha sentito la domanda. No, diciamo, immergendoci nella partita di ieri, come ha visto la Lazio, questa vittoria roboante, ma allo stesso tempo molto, molto sofferta. Beh, come ti spieghi questo calo di attenzione della Lazio nella ripresa? Troppa presunzione o stanchezza? Mi scusi, Gabriele, se posso un attimo richiamarla perché mi dicono che c'è un problema di, diciamo, non si sente il suo audio, quindi la richiamo un attimo. Sì, la richiamo subito, eccoci. Intanto abbiamo degli ascoltatori che ci scrivono, naturalmente il saluto a Renato Vento che come al solito è sempre presente, grande Renato e grande Parolo, naturalmente, per Renato è un simbolo. E intanto ieri Parolo è entrato in un momento un po' delicato, io non ho capito il cambio sinceramente, però ha fatto il suo come al solito alla grande. C'è un altro amico, Facebook Eccoci user. qui, rieccoci. Non so, sì, Gabriele, ci sente ora? Sì, ok, no, perché mi dicono che da casa non si sentiva, quindi diciamo mi dispiaceva che appunto poi ciò che diceva non veniva percepito. Alberto, tu senti Alberto? No. No, purtroppo no, mi dicono che dall'altra parte non sentono. Quindi un attimino, allora mi scusi ancora, la richiamo ulteriormente perché voglio cercare di ripristinare per bene questo collegamento perché altrimenti mi dispiacerebbe che non si sente nulla. A tra poco, eh. Ok, in No, attesa di non...
capire un po' come risolvere questa diatriba, insomma, e ci arrivano Nel questi frattempo, messaggi. naturalmente, avendo Podavini, che è un simbolo della Lazio, soprattutto per chi è anziano come me, insomma, vedo che anche tanti altri nostri ascoltatori lo salutano perché Lele ha lasciato un segno indelebile. Un laziale fuori Roma così importante, e non è facile trovarlo. Sappiamo della sua passione, del suo attaccamento alla Lazio. Lo conoscevamo in campo e l'abbiamo scoperto anche fuori in quel di Brescia. Quindi un saluto dai nostri ascoltatori, sperando che questo collegamento si riesca a ripristinare, perché parlare con il nostro passato così importante è molto emozionante, l'abbiamo detto già altre volte, quindi speriamo che si possa ripristinare presto il collegamento. Beh sì, assolutamente, anche perché poi Gabriele ci ha sempre deliziato anche con le sue analisi, comunque in generale lui segue la Lazio a 360 gradi, ancora a distanza di anni, quindi è sempre bello sentire il suo parere al riguardo. Ci ha già Rispetto raccontato quando mette le bandiere fuori dal balcone, insomma, in quel di Brescia. Renato, quello era un tiro, se ti sente. Sì, grande quella Vai, giornata. sì, ce lo disse, poi noi glielo richiederemo, Sì. assolutamente. Però ecco, cosa dire? Cioè, ecco, ci viene da pensare proprio a lui, no? Come uno dei simboli, di quegli anni difficili di una Lazio che, ecco, a differenza di oggi che si gioca dei traguardi molto, molto importanti, ai tempi lottava per, diciamo, sopravvivere, per la sopravvivenza, no? Beh, hai detto bene, in quel periodo proprio specialmente, poi la data storica è quel 5 luglio dell'87 a Napoli, insomma, quella squadra lottava per la storia della Lazio, per far rimanere questa società gloriosa all'interno della serie più importante che c'è in Italia, quindi è un pezzo di storia sicuramente. No, aspetta, mi se levo. Aspetta, Chi è che me non si sente? levo. Da noi non si sente, neanche dall'esterno ci dicono che si sente. Io solo lo sento. È un privilegiato, Antonio, quindi sente Beh, praticamente. sì, diciamo, cerchiamo con i nostri potenti mezzi di ripristinare questo collegamento, anche se non è semplice. Questo sei tu, no? Che come detto lui è proprio Alberto e nemmeno da casa mi hanno detto che No, non si c'ha scritto Gianfranco, non si sente. sente. Ieri funzionato. Comincia a Riprovo. funzionare la Superlega, vedi, già ci cominciano a boicottare Tu lo senti? Questo non tocca niente qua. Prova a risentire, vediamo se. Proviamo, dai. Ma mi hai attaccato. Adesso sento però che Adesso chiamate, sento. stai chiamando sì. Sento Prima non lo sentivi? che squilla. Ok. Ok, Gabriele, eccoci. Alberto, lo senti Gabriele quando parla? Sì, io sì, purtroppo è il mio collega che non riesce a sentire l'audio perché è in collegamento da remoto. Quindi stiamo cercando di capire Non perché è non tanto sente. il mio il problema quanto magari non si sente nella trasmissione. Sì, perché poi purtroppo mi hanno segnalato che anche da casa non si riesce a Stupendo, sentire insomma. la sua voce, quindi è quello che dispiace di più assolutamente. Non so che dire. No, io vi ho funzionato, mi ha fatto la trasmissione. Io tutto Sì, no, è perché lui niente. ma lui mi sente se parlo, Gabriele? Dice che ti sente impercettibilmente, sì. Dice che ti sente poco. Non è possiamo fare via sto computer, Ok. Guarda, Gabriele, se può avere ancora un attimo di pazienza, riproviamo un'ultima volta, proviamo a ripristinare il collegamento.
No, va bene, ma vediamo un po' se riusciamo a risolvere per ora, poi vedremo, insomma. Prova un po', senti un po' adesso, fa dei prove. Ok. Chiedi se si sente. No, niente, Albe, niente. Ok, perfetto, ci risentiamo tra poco. Allora. Nel frattempo arrivano i saluti a Max, da Fabio Di Cosa, mio Renato Vento. È il bello della diretta questo, naturalmente. Questo. Ah, vabbè, sì, abbiamo attraversato tempeste peggiori. Sì, quindi. Assolutamente. Sì, sì, assolutamente, quindi... Lui lo sentiva, ma lui, tu ti sentiva te? Sì, è da casa che non si sente. Quindi, sentiamo, la, cosa, sì. La cosa più importante, quindi, insomma, che... Senti, me l'hai visto cosa qua? Non è quello da farsi, questo qua. Tu ti levano, quando lo riavro io. Ok. Non so mai qua. Poi c'è aperto questo perché è aperto qua? Chiudilo. Okay. Nel frattempo di capire cosa stia succedendo, via, insomma, via. Cerchiamo un po' di continuare nell'analisi della partita, no, Alberto? Sì, sì, ma a parte questo, poi oggi la giornata naturalmente è stata intensa per questa notizia della Superlega, quindi si è parlato poco nelle radio, e addirittura i telegiornali hanno aperto come prima notizia, dopo un anno e mezzo che si parla di coronavirus, oggi per la prima volta il calcio naturalmente sposta a interessi più grandi di quello che è la pandemia, purtroppo, e quindi questa notizia ha un po' lasciato stare il campionato, e anche per noi, insomma, questa notizia è un po' devastante, visto che comunque anche l'UEFA ha preso una posizione abbastanza seria, giocatori, tutto il mondo del calcio, insomma, è un po' in subbuglio per questa cosa. Vediamo come andrà a finire, intanto noi comunque ci godiamo i nostri 3 punti con la Lazio in attesa di giovedì prossimo in questa sfida importantissima. Naturalmente ricordiamo che la Lazio deve ancora recuperare una fatidica partita con il Torino, e quindi teoricamente vincendo quella la Lazio è a un punto dalla Champions League, e quindi giovedì. Sì, giovedì era, come hai detto tu, è la partita, no? Anche perché poi, sì. Diciamo, anche per il fascino storico che ricopre questa partita, ma questo poi lo andremo a vedere meglio in seguito. Visto che prima c'eravamo Podavini, Napoli ritorna sempre nei ricordi di qualcosa di crocevia, no? Ogni tanto Napoli è un passaggio importante. Beh sì, lui poi appunto protagonista sul terreno dell'ex San Paolo che ormai ha preso il nome. Ma ricordiamo pure le battaglie di Chinaglia, le battaglie della Lazio degli anni 90, insomma Napoli è una partita, sì, importante. Fortunatamente la Lazio secondo me ci arriva con lo spirito giusto, con i 3 punti. Non averli presi ieri sarebbe stato un problema secondo me psicologico, comunque le vittorie ti caricano, anche se vengono così come sono quelle di ieri. Sempre meglio una vittoria sofferta per affrontare comunque partite così importanti. E tornando al discorso di prima, a parte l'Atalanta che diciamo sta giocando discretamente, io quelle sopra sinceramente non le vedo giocare, cioè si chiede alla Lazio comunque di giocare bene per portare a casa i 3 punti, ma Napoli, Juventus, Roma, Milan, anche lo stesso Inter che ieri comunque si è accontentato del pareggio, non vedo queste grandi squadre che giocano sto calcio così scoppiettante, bello, portano a casa i 3 punti. Diciamo che l'Inter ha vinto un campionato senza fare sto bellissimo gioco, no? Perché quel gol di Lukaku, gol di Martinez, una difesa impenetrabile, un grande portiere, sto grandissimo gioco non l'abbiamo visto. Quindi questo è il campionato. A questo punto del campionato io, come ho detto prima, preferisco i 3 punti. Che siano 4-3 col Benevento, che sia 22-21 col Napoli. Secondo me a Napoli è importante non perdere, perché poi ti vai a giocare la partita, secondo me, un po' meno difficile che quella col Milan, che secondo me in questo momento sta, ieri è stato, diciamo, fortunato perché siamo in radio e non si può di altro, ma è quello che sta giocando un po' meno meglio delle altre, e quindi secondo me col Milan te la puoi giocare più. Il problema è che il Milan aveva fatto già punti in passato, sì. Ieri se non c'era quell'episodio sfortunato di Scamacca magari avrei preso pure 2 punti. Sì, Gabriele, sì. Alberto, lo senti stavolta, Gabriele?
No. No, io sì, però sì, purtroppo è il solito problema di prima, abbiamo provato anche in altri, altri modi. Sì, perché io sono in studio e lui no invece da remoto, quindi per questo diciamo c'è questo problema. No, siamo anche perché poi siamo proprio appena scattati ora il regime di coprifuoco, quindi no. Sì, assolutamente. No, è per sdrammatizzare, anche per sdrammatizzare, perché comunque appunto c'è anche un attimo diciamo di rammarico, perché ci tenevo molto a questo collegamento, quindi il fatto di non poterlo fare almeno per ora mi fa veramente rabbia, quindi un attimino sperando di poterlo ripristinare. Stasera ci stanno tradendo i mezzi tecnologici, purtroppo, cosa che ultimamente... Sì, l'avevamo pensato anche noi qui in studio. Sì, no, Alberto continua a confermarmi che non sente. Sarà il caso di rifarlo. Pronto adesso. Ora Alberto, senti? No. No. No, 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 a casa. No, dice se sei in cantina o nei sotterranei. No, 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 purtroppo no, non lo sento. No, ma non sarebbe il problema mio, eh. Il problema è che non si sente poi in live nella trasmissione, quindi andrebbe persa le parole. No, il problema è che purtroppo non è solo Alberto, mi hanno segnalato che da casa non si sente. Quello è quello un po'. Assolutamente, troveremo un'altra soluzione, va bene. La prendiamo una promessa, va. Va bene, grazie mille, veramente, sempre Forza Lazio. Ciao, ciao Gabriele. Lo faremo in modo migliore, dai. Sì, troveremo un'altra soluzione, di certo non ci abbattiamo, anzi... Poi proprio con Podavini, che è lui protagonista di battaglie ben più importanti. Quindi, diciamo che in campo non era uno che si tirava abbastanza indietro, anzi. No, ma poi dobbiamo prendere spunto proprio da lui, perché chi meglio di lui ci può insegnare cosa significa lottare, sudare, correre per la Lazio, no? Quindi, assolutamente, sì, no, perfetto. Quindi, assolutamente. E quindi no, niente, stavamo proseguendo questa panoramica, diciamo, nella lotta Champions. Alberto, sì, ci scriveva prima ci scriveva che a Napoli basta il pari, ma questa analisi qui l'ho fatta anch'io, nel senso, la partita è difficile, quindi è normale che ci, diciamo, comunque parti sfavorito, perché comunque giochi in casa loro. Devi giocartela, perché comunque la Lazio insegue, quindi non può provare a fare, non deve fare questi calcoli, deve provare comunque a vincerla. Però nel caso in cui dovesse pareggiarla, come dicevi tu prima, non esce fuori, perché laddove si perde, purtroppo diciamo che mi rimane agganciato al carro, che è importante, perché comunque ci sono tantissimi scontri diretti, le squadre sono tante, quindi io preferirei uscire, se la partita si mette male, con un punto piuttosto che con niente. Anche perché moralmente, ripeto, in questo momento credo che sia molto importante il morale. Vai a affrontare comunque il Milan, non avendo perso a Napoli, che ti può dare comunque... È ovvio che la Lazio ci proverà sicuramente a portare a casa i tre punti. Come hai detto te, non è la squadra favorita nel match, quindi per esempio domenica c'è pure Roma-Atalanta, eppure quello è un altro scontro diretto, quindi non perdere punti e rimanere lì agganciato al carro, sperando di fare... Non si sa quando sta partita benedetta col Torino, a questo punto penso a fine campionato, visto che la Lazio ha fatto ricorso per ottenere il 3-0, rimani sempre attaccato. Perdere significherebbe avere il morale un po' giù per affrontare il Milan lunedì, mi sembra, giusto?
Sì, lunedì sera, sì, infatti poi dovremo rimodulare il nostro appuntamento con il nido perché appunto Sì. lunedì sera non potremo essere presenti per cause di forza maggiore, ovvero per la partita, però ecco, da un collegamento saltato ad uno che riusciamo a fare, ecco, torna di nuovo al Nido delle Aquile il nostro leader Gianfranco. Buonasera Bentornato, Gianfranco, buonasera. bentornato e niente, Buonasera. quindi... Diciamo, A lei la sentiamo. ci viene in soccorso dopo le sventure. Sì, c'è qualcosa che non va pure su Facebook perché vedo che i messaggi appaiono con Facebook user, invece poi nella pagina Facebook della trasmissione sulla diretta appare il nome della persona che li manda, quindi Ah, c'è qualche problema. È Era Marzio, salutiamo Marzio. Marzio da Udine. Sì, Sì, ho letto. no, quello lo avevo intuito. Però, diciamo, quest'altra problematica che si è venuta a creare riguarda Skype, che come sai bene a volte ci ha Sì. Ho tradito in passato, quindi diciamo sì, problematica sentito. a doppio filo stasera. Però noi, ecco, siamo impavidi, non ci arrendiamo, andiamo comunque avanti, ecco. È un caso Sì, perché, come e dicevamo l'altra volta, per noi Podavini, insomma, per noi un po' più grandi, diciamo maturi, per voi un po' più grandi, sì. esatto, un pezzo di storia, Per voi un po' più grandi, quindi per me. faccia di storia. No. Purtroppo per il dato anagrafico, ma ho un grande piacere, ne ho viste tante di partite di Gabriele Podavini e come ho detto tante volte, magari avercelo adesso nella Lazio, Eh sì. nel suo ruolo Gabriele Podavini in questa Lazio, perché magari Lo possiamo i più accostare giovani... un po' a rado ultimamente? Beh, Gabriele... Podavini rispetto a Radu aveva un piede molto più Eh sì. raffinato, lui tirava pure rigori e punizioni. All'epoca erano uno dei primi fluidificanti. È stato sì, esatto, bravo. È Precursore, sì. stato uno dei primi, lui era terzino, adesso si chiamano fluidificanti, ma comunque sapeva fare molto bene sia la fase difensiva che quella Eh sì. offensiva, quindi A differenza di oggi, era... che o sanno fa uno o sanno fa l'altro, è difficile che Adesso trovi quello certo viene curata con molto più magari quella offensiva, però difensiva. avercelo oggi un giocatore come Gabriele che comunque con la Lazio ha fatto quasi 150 presenze, è un pezzo di storia della Lazio, infatti Sì. che il collegamento sia andato così un po' dispiace. Ciao Renato, un saluto pure a Renato che ci sta seguendo, un saluto pure a Simone che saluta Alberto. Oh, Simone, ciao. E quindi Era arrivato anche un saluto per Maxi, tra l'altro, quindi sì. Sì, gliel'ho detto in diretta, sì. ma Eh Max era più concentrato su Skype. beh, sì, stava cercando di aiutarci a risolvere la problematica, però ecco, Sì, Max oggi naturalmente era talmente concentrato sulla Superlega, Max, che il sì. collegamento con Skype non c'è, insomma, non è riuscito a Diciamo farlo che funzionare. un po' tanti erano concentrati su questa Beh, Superlega. Ho detto prima, il TG1 e il TG2 ha aperto come notizia principale, insomma, visto che stiamo al centro della pandemia. è una rivoluzione nel Assolutamente. mondo del calcio, uno stravolgimento totale Sì. sarebbe, certo, ne sappiamo ben poco, però per come si sono palesati con questa entrata a gamba tesa da un momento all'altro, Ragazzi, per insomma. non farci mancare nulla, c'è un saluto anche per me, quindi... Per te è una signora, però, vedi? No, tra l'altro Valeria è una carissima amica che saluto calorosamente, sperando di rivederci presto, ecco, allo stadio. Diciamo che E pure la quindi... UEFA si è fatta attendere sulla risposta a gamba tesa, però, che ha risposto duramente pure la UEFA, giustamente. Devi dare un segnale di forza, lo devi dare, Sì. insomma, per quanto la UEFA comunque in questi anni... Un saluto intanto pure a Fabio, buonasera, sempre Buonasera. Forza Lazio. E in questi anni, insomma, non è che ha disdegnato la creazione di questa tipologia di match e di calcio che abbiamo attualmente, dedita allo spettacolo, magari tralasciando magari le esigenze di quelli che il calcio poi lo fanno andare avanti per Certo. certi versi, che sono i tifosi. Eh sì. Quindi la UEFA adesso si trova attaccata con le sue stesse armi da chi vorrebbe portare lo spettacolo all'ennesima potenza, a scapito sempre comunque dei tifosi. Penso che abbiate avuto modo di vedere oggi
sia sui vari social network, sia in televisione, le varie forme di proteste ci sono state sia a Liverpool, sia Londra, seconda Tottenham, e insomma i tifosi hanno subito reagito a questa diciamo, nuova evoluzione. Non solo i tifosi, perché comunque hanno preso posizione anche alcuni giocatori, qualche allenatore, insomma, sì. Anche importanti. Pure... Io ma certo, del Paris Saint-Germain. Del Paris Saint-Germain, insomma. Ma sicuramente, secondo me, domani l'associazione dei calciatori non so per attendere la sua risposta. Anche perché lui considerate che la UEFA ha detto che chi eventualmente partecipasse a una competizione non autorizzata, chiaramente non potrà giocare nelle proprie nazionali, quindi è tutto un domino che a cascata coinvolge interessi grandissimi, che chiaramente per come è stato posto, l'idea che mi sono fatto è stato far presente che noi vogliamo fare così e poi ci sarà la mediazione in qualche modo, certo, poi certo. Troveranno. Certo, creare una Lega senza alcun merito sportivo, senza retrocessioni, dedita solo allo spettacolo, fine a se stesso, sarebbe proprio... l'evoluzione del calcio come ce lo stanno imponendo adesso all'ennesima potenza, con tifosi, credo, loro gli interessi che la partita magari te la vedi in televisione. Attenzione, domanda importantissima. Vabbè, però queste domande qui non si possono fare, almeno non si possono rivolgere, perché poi però sono di intendevo. Parte. Non, per me non era quella importante questa no, cosa. No, ci arriviamo, andiamo in ordine, sì, assolutamente. Però per quanto riguarda questa io rispondo assolutamente sì, perché però ecco con quel criterio che io ho sempre citato, ma qui in generale, qui a Nido delle Aquile abbiamo sempre citato da anni, ovvero che questi calciatori sono importanti da avere ancora in rosa, ma da riserve. Cioè non pensare che l'anno prossimo... Parolo e Radu, perché loro sembrano vicini comunque più a rinnovo a differenza di Lulic, debbano essere dei titolari, sono dei giocatori che devono essere funzionali ai momenti in cui la squadra può avere bisogno, però non devi far leva su di loro per diciamo come perni della tua stagione, ecco. Magari sì, Radu sicuramente ha nelle corde che qualche partita in più, nel senso che comunque poi in difesa diciamo la Lazio latita un pochetto, però a centrocampo comunque negli ultimi anni c'è abbondanza, ci sono comunque dei giocatori, e quindi Parolo comunque dovrebbe essere relegato a un ruolo di gregario, come così ha fatto ieri entra dall'anima per la squadra ed è il risultato l'unico positivo, diciamo, scusate, no, cambiamo termini perché altrimenti di sti tempi, è stato l'unico in grado comunque di avere un impatto importante sul match, perché gli altri comunque sono entrati, non hanno fatto bene, lui invece comunque è entrato, e ha difeso, ha fatto diciamo legna. Non era facile entrare al secondo tempo. Assolutamente non era facile, però lui lo ha fatto con, secondo me, con la solita grinta, con l'abnegazione, quello spirito che secondo me tanti dovrebbero emulare da lui. E poi alla fine fa anche l'assist per Immobile, quindi. Possiamo dire pure che le condizioni climatiche non hanno aiutato lo svolgimento della partita, non è che sia una componente essenziale. Ti volevo stoppare perché queste cose qui della pioggia, per favore, lasciamole ad altri. Assolutamente sì, però insomma un campo un po' pesante, quando sei affaticato per una partita che comunque ti sei complicato da solo, non rendono più facili le cose, abbiamo visto sbagliare delle cose. Tipo a 5 minuti dalla fine Lulic il cross ha preso Lulic era fresco, insomma il campo un pochino quando stai in affanno non ti aiuta, questo non significa che però è colpa del campo, la Lazio si è complicata da sola la partita. No, beh, questo può essere comunque un'analisi, un risvolto, per carità, però dall'altro canto ti posso rispondere che comunque il Benevento era in una posizione, doveva recuperare, quindi comunque aveva le sue difficoltà. Io credo che
in realtà il tutto sia mix di un atteggiamento superficiale che la Lazio purtroppo quest'anno ha palesato a più riprese, ed è quello che secondo me ha fatto sì che per ora la Lazio sia estromessa, secondo me, dalla Champions. Ma fortunatamente lo hanno ammesso anche i diretti interessati, perché sia Ciro che Reina l'hanno detto chiaramente, insomma, l'atteggiamento non è quello giusto, quindi faranno tesoro di questo. No, è quello. Poi giustamente comunque incontri una squadra che ha un allenatore che per antonomasia è grintoso, quindi vabbè, conoscendo, cioè comunque sappiamo benissimo gli Inzaghi in generale, è un nome di famiglia, che tempra e che grinta che hanno, quindi non danno mai nulla per scontato, non si arrendono mai, nemmeno se la partita è 3-0 alla fine del primo tempo, quindi comunque dal Benevento ti devi sempre aspettare che del Benevento targato Inzaghi ti devi sempre aspettare una certa grinta, non puoi abbassare la guardia così, nonostante lo hai dominato, perché fino a quel momento potevi farne anche altri di gol, però il problema è che le partite durano 90 minuti, non 45, altrimenti sarebbe tutto bello, no? Comunque sottolineiamo ieri che il nostro re Ciro Immobile è arrivato a 151 gol che in Serie A, insomma, non sono pochi, quindi un altro pezzo di storia cucita su questa maglia da parte di Ciro Immobile. Beh sì, poi se pensiamo che diciamo i 150 gol in Serie A li ha raggiunti dopo 8 stagioni, e è qualcosa di veramente importante, perché meglio di lui poi hanno fatto solo i grandi del passato, ovvero Nordahl, che nomi? Nordahl, Meazza, Signori, Neyers, Piola, però ecco questi, cioè nel senso che sono riusciti a fare diciamo 150 gol in meno stagioni di lui. Poi naturalmente secondo me Immobile ha nel suo repertorio quello di poter arrivare a 200, secondo me nel giro di tre stagioni può riuscirci. Sono fiducioso su questo, lui ha dei numeri importanti e lo meriterebbe, anche perché poi diciamo l'elite assoluta dei bomber della storia del calcio è quella, la quota 200, perché sono comunque pochi ad averla raggiunta, quindi lui secondo me per quello che ha fatto e per quello che è lo meriterebbe, sì, ampiamente, sì. Ora però ecco il tuo momento, no, Alberto, tornando quindi... tornando un attimo alla parola, la vuoi evitare la domanda? Anch'io. no sì, capirai. Questo è fondamentale, caro Renato. Si sarà attaccato al toro, alle corna del toro, probabilmente, non lo so, lo danno per disperso, non ci abbiamo idea. Ma sarà impegnato per altre cose, impegnato a fare il VIP su altri canali. Tornando a Parolo, io rinnoverei il contratto a Parolo per, diciamo, accompagnarlo piano piano alla dirigenza della Lazio, perché secondo me è una persona che sa stare, ha saputo stare in campo, ha saputo stare in panchina e saprà sicuramente ricavarsi un ruolo in società, e credo che sia molto importante questo per una persona del genere. Aiuterebbe tantissimo la Lazio anche al di fuori del campo, dopo aver fatto tantissimo con questa maglia all'interno del campo e all'interno dello spogliatoio. Bene ragazzi, ci arriva un'altra considerazione sempre da Fabio, che ci scrive: questa storia della Superlega a mio avviso è solo un gioco di forza di questi club per ricattare la UEFA, per ottenere maggiori proventi, si siederanno e tratteranno ad oltranza. Ma più che altro per me, secondo me è una speranza, perché appunto magari si siederanno al tavolo e riusciranno a risolvere questa diatriba, perché se dovesse essere tutto vero e materializzarsi... sarebbe davvero un brutto colpo da digerire, o forse sarebbe anche difficile proprio accantonare qualcosa del genere, perché cambierebbe tutto, no? Tra l'altro stamattina è stato carino il tweet del Sorrento, che ha twittato che anche il Sorrento aderisce alla Lega, alla Superlega, da quella oggi. Vabbè, almeno male che c'è un po' di ironia, perché questa cosa fa venire lo sconforto, quindi... Beh, comunque le società che si sono esposte, comunque una bella figura non l'hanno fatta, no, non tanto verso gli altri, ma soprattutto verso i propri tifosi. Sì. Beh, tra l'altro oggi si è svolta l'assemblea di Lega, in cui poi le tre squadre incriminate, diciamo così, hanno ribadito la loro posizione e addirittura pretendono di continuare a giocare in Serie A, cosa che però... Io mi chiedo, no, a questo punto, se sei già iscritto ad un torneo
europeo. Domani ci dovrebbe essere un consiglio di Lega, quindi sì, facciamo attenzione su quello che uscirà fuori. Però io dico, però si porrebbe un problema grosso. Esatto, perché nel senso... Perché se io partecipo alla Superlega, chiaramente avrò fior di milioni di euro di introiti dovuti a diritti televisivi e sponsor, quindi mi potrò permettere una squadra decisamente migliore rispetto a quella che a squadre che non parteciperanno a questa Superlega. E poi che fanno quando giocano in Serie A? Fanno una rosa, e quando fanno la Super League ne fanno un'altra. Come fanno? Come si fa a decidere questo fatto? Perché comunque già sono squadre. E vabbè, la Juventus, la proprietà è degli Agnelli, ma Inter e Milan sono proprietà che è difficile pure capire il giro che c'è dietro. Cioè, come non si creerebbe una disparità, già c'è adesso, figurati se andasse in porto questa cosa, che disparità si creerebbe, né? È improponibile la cosa. Ma tra l'altro anche legalmente io non so se cioè se io sono iscritto alla Federazione Italiana Gioco Calcio, il gioco del campione italiano, quindi come faccio poi a partecipare da altro iscritto a una federazione che non è riconosciuta né dall'UEFA né dalla federazione mia? È come se io vado a fare un campionato da WISP, se non so se sono tesserato con il WISP posso giocare il campionato pure federale lega WISP. Ma poi ragazzi, scusate, cioè che senso avrebbe questa partecipazione al campionato italiano se non vincerlo? Perché poi a quel punto pure se arrivi secondo, cioè ipotesi, no? Come quest'anno, no? Che vabbè, fino alla scorsa giornata Inter, Milan e Juventus occupavano le prime tre posizioni. Ma a quel punto non c'hanno più interessi a entrare nei primi quattro per la Champions o vincere il campionato? No, vabbè, c'è l'interesse magari di vincere, perché comunque vincere vinci comunque la Serie A. Ma a queste società interessano i soldi, è talmente chiaro. Ok, l'hanno dimostrato, no? Io parlavo a livello di competizione, quello che può ancora interessare a delle squadre che partecipano. Infatti, alla competizione come diceva giustamente come la Serie Gianfranco, A. Sono i tifosi che si dovrebbero ribellare queste squadre. Perché il tifoso è quello che comunque vede alzare la coppa, non gli interessa. Ma la curva nord interista oggi si è espressa in questo senso e naturalmente ha manifestato tutto il suo disprezzo per questa possibilità, quindi diciamo ci mancherebbe altro, ma credo che su questa linea poi si associeranno anche i tifosi delle altre squadre, perché questa comunque, ma al di là delle rivalità che ci sono all'interno della Serie A, che nutriamo anche noi, no? Però comunque su questo penso che faremo comunque un po' tutti fronte comune, siamo tutti comunque poi, segnati poi in base a che sono state scelte le squadre che partecipano alla Super League. Per esempio i tedeschi non ci sono, meriti sportivi. No, loro si sono chiamati fuori, no, sì, sono in base alla storia, no? Almeno così storia, è stato detto, okay. È detto di allora loro. Allora devono mettere nella Super League, ci devono mettere pure il Benfica, il Celtic. Certo. E ci devono mettere il Porto, ci devono mettere, ma con tutto il rispetto, squadre. L'Ajax, ma il Manchester City e l'Arsenal stonano in questa Superliga, se questo è il criterio, squadre che hanno il merito sportivo, hai ragione, perfettamente. Non hanno mai vinto in Europa, quindi cioè, non capisco cosa c'entrino loro. E addirittura il Siviglia, che è la squadra che ha vinto più Europa League della storia, è una formazione che ormai si è fatta un nome importante in Europa, perché deve rimanere fuori, per dire, per fare un esempio, no? Sì, ma di storture ce ne sono tante, perché comunque per quanto tu possa dare un prodotto come vuoi fare all'americana, come l'NBA, però non regge, perché comunque in America l'NBA non è che hai propri campionati nazionali, c'è l'NBA, non ci sono retrocessioni, è così, è tutto sullo spettacolo e sugli introiti, sui soldi. Ma è vero che la maggior parte delle proprietà oramai sono straniere, americane, di altre nazioni, e quindi probabilmente non è che gli interessi molto né la tradizione del calcio europeo né dei tifosi, perché comunque hanno un'altra logica e un'altra mentalità. Però comunque è una cosa talmente brutta che va, già questo calcio moderno l'abbiamo ribadito più volte a tante cose che non ci piacciono, figuriamoci una cosa così, che è veramente assolutamente, sapete, poi è bruttissima nei modi, no? Perché si sono presentati così, facendo questa è la Superlega, noi facciamo questa Superlega, perché
magari Antonio forse lo ricorda meno, io e te Gianfranco ci ricordiamo che già ai tempi dei Galliani si parlava di una Superlega a livello di club, Certo. però veniva fatto in modo diverso, comunque se ne parlava, sempre all'interno comunque dell'UEFA, scegliendo naturalmente delle squadre prestigiose, ma all'interno di altre competizioni, no, non si è mai detto mi stacco e faccio quello che mi pare e vado a fare un campionato per conto mio. Quindi questo modo così brusco di dire noi ci siamo fatti la Superlega che giochiamo per conto nostro. È un po' cioè, come da ragazzino quello che portava il pallone è mio, io non me ne vado e poi non giocate più. Ma Sì, ma penso che poi la UEFA, dicendo ai calciatori non potrete giocare nelle assolutamente nazionali, comunque tende a portare acqua al suo mulino, è una chiaramente, leva mettendo in non contrapposizione il calciatore rispetto alla propria società, perché poi certo. figurate un mondiale con magari molti giocatori tra i più famosi che non partecipano, Certo. che perdita non Da tanto. Mbappé, no, Mbappé no, però ecco, Ronaldo, Messi e compagnia cantando che rimangono a casa in un Sì, ce ne mondiale. so tante di storture, questa è un'altra, quindi. Secondo me fa bene l'UEFA fa leva su questo, ecco perché dico, ma aspetto Oddio, non è che una parliamo di diversa. un ente No, benefico, eh. no, per carità, Quello secondo me gli si sta rivoltando assolutamente. contro, gli si Sì. sta rivoltando contro il giocattolo che ha creato, tutto basato sullo Certo, spettacolo no. magari e non la parte più sana del calcio che sono i tifosi, e quindi gli si sta Assolutamente. rivoltando contro Non questo. gli è mai interessato Però niente, manco all'UEFA chiaramente dei è tifosi. chiaramente inaccettabile, a Gian, c'è prescindere un da messaggio tutto. per te però, non l'avevo. Tanti auguri, grazie Renato. Sì, la settimana scorsa ho fatto il compleanno, sono diventato maggiorenne. Grazie, grazie Renato. Beh, un Fabio. compleanno da maggiorenne, però, diciamo, non potendo festeggiare, no? Tra È il secondo che mi faccio Ok, il lockdown. Allora, un po' di cambiando un mercato, ci attimo. dice Fabio, due Sì. acquisti, Martinez dell'Ajax, De Paul, con Savic Così. alla Van Basten vicino a Ciro. Allora, Martinez dell'Ajax, Sì, chi era? Il l'abbiamo visto. difensore? Sì, il Sì, centrale, ah, sì. il centrale, ah, ok. Non male, sì, se non erro 98, addirittura un classe 98 dovrebbe Diciamo essere. che se la percentuale 2 settimane fa era del 70-80%, dopo queste 2 partite, sto Martinez, non è che ti è piaciuto poi granché. Quindi, No, però. sì, l'ho visto, No, anche se sì, del 93. mi sembra un po' fisicamente piccolo, non è un. Sì. Mi sembra, l'avevo Buon visto. giocatore, però. Sì, non arriva a un metro C'ha ottanta, sì. un buon piede, ho visto, però poi No, a me mi ha c'è da dato un po' vedere. l'impressione di questi centrali che poi, diciamo, sono bravi nel calcio olandese. Ecco, mi ricorda un po', sai, De Ligt che all'Ajax era abbastanza bravo, poi non lo so, lo vedo che tipo in Italia quantomeno avrebbe bisogno di un bel periodo di adattamento, perché. Infatti, De Ligt. E infatti De Ligt l'anno scorso ha pagato dazio Faticato, faticato tanto. e non poco, soprattutto nelle prime partite è risultato quasi imbarazzante. Poi per carità, è Beh, sì. migliorato molto e si è adattato bene, però ecco, non lo so, Su De Paul sono d'accordo con lui, sono sempre assolutamente. un po' Sì. scettico su comprare, secondo me, dei difensori dal calcio Olandese, estero sì. che diciamo che non sia di primo livello. D'altronde poi ecco, ne hanno pure, non so, ricordiamo bene, insomma, ce ne hanno parlato anche quando, un precedente collegamento, del fatto che il campionato olandese e quello belga si andranno poi ad unificare proprio per questo motivo, perché comunque Se ne parla da anni. non è un campionato di ormai di spicco, quindi ecco, non lo so, non mi convincono molto questi acquisti qui. Io punterei più a qualcosina che è già in Serie A. Da anni, qualche giocatore consolidato in Serie A, ho sempre pensato, ecco, pure a Ferrari del Sassuolo, o comunque giocatori che fanno, cioè, discretamente bene in Serie A, basta, perché già la Lazio in difesa ha i suoi problemi. Poi dobbiamo prendere i giocatori che devono venire in Italia, adattarsi, aspettarli, no. Quindi a questo punto penso che in quel ruolo, visto che c'è una necessità impellente, vanno presi dei giocatori già pronti. L'acerbi della Sì, situazione. esatto, sì, perché altrimenti non lo risolviamo più questo problema, nel senso, no? Che sia tipo il problemone
diciamo di dimensioni cosmiche, però comunque è un, diciamo un po' un anello debole della Lazio, ecco, sì, questo è così. Un Romagnoli sarebbe male. Ma non mi dispiacerebbe, sa? Ma è bravino, dai. E poi Fabio ci dice solo due acquisti, ma credo che la Lazio l'anno prossimo spero che ne faccia qualcosina in più. Dovranno essere qualcuno in più, sì, esatto. Insomma, come abbiamo ragazzi... già detto la scorsa stagione. Sì, Antonio. No, se ci vogliamo andare ad addentrare, diciamo, in quello che sarà il prossimo match della Lazio, che appunto affronterà il Napoli giovedì allo stadio Diego Armando Maradona. Mi viene sempre da dire San Paolo, perché ormai comunque, vabbè, per me, nella mia mente, vabbè, sarà il San Paolo, però dobbiamo comunque, diciamo, indirizzarci verso questa nuova denominazione, che è giustissima, assolutamente. Il Tinder lo possiamo onorare in tantissimi modi, però quello per me, almeno da anziano, rimane il San Paolo. No, vabbè, no, infatti per quello che ho detto è difficile da, diciamo, da ricordare così. Però vabbè, vedremo un po' pure cosa ne pensa la nostra ospite di questa sera, ovvero Marika Fruscio. Bentornata. Buonasera. Marika, per la prima volta al Nido delle Aquile in video, che l'altra volta ce l'avamo sentiti telefonicamente. Buonasera. Ciao, buonasera, ciao Marika. Ciao, buonasera. No, non so se ci stavi sentendo, parlavamo proprio di questo, diciamo, di questo cambio del nome dello stadio, no? Che effetto fa sentire Stadio Diego Armando Maradona? Ti sei abituata a questa idea oppure ogni tanto ti viene ancora da dire San Paolo? Beh, ogni tanto mi viene da dirlo il San Paolo, perché erano tanti anni che comunque è stato chiamato così, quindi abituarsi a questo nuovo nome, comunque si ci abitua bene perché... rappresenta un grande campione, quindi quando poi lo nominiamo ci fa anche piacere, insomma. Bene. Marika, questo Napoli, diciamo, viene da una serie molto molto importante e ieri, diciamo, tra virgolette, si è fermato un po' contro l'Inter, ma comunque anche l'Inter, diciamo, è da mesi che sta proseguendo la sua marcia trionfale verso lo scudetto, però il Napoli purtroppo con il pareggio di ieri, diciamo, purtroppo per il Napoli e per, diciamo, i suoi sostenitori, ha perso dei punti importanti in ottica Champions. Come, diciamo, arriva a questo match di giovedì e quanto è importante, diciamo, centrare l'obiettivo quest'anno, dopo che anche lo scorso anno il Napoli è rimasto fuori? Diciamo che ieri abbiamo perso un'occasione di guadagnare 3 punti dato lo scivolone della Juventus, quindi potevamo magari approfittarne spingendo un pochettino di più, ma l'Inter si è fatta trovare pronta anche in fase difensiva, insomma nel primo tempo qualche cosa abbiamo fatto con Insigne, con Politano soprattutto, insomma abbiamo cercato di fare qualcosa, però poi il gol c'è stato praticamente, tra virgolette, regalato, no? Da una papera di Handanovic che si è praticamente scontrato con De Vrij e la palla poi è andata dentro su cross di Insigne. Però ecco, io dico che ieri dovevamo essere un po' più cattivi. Osimhen ha fatto veramente poco e niente, vuoi perché è stato ben marcato, era troppo solo lì davanti, quindi non è rientrato poi in tutte quelle che erano le dinamiche offensive. Insomma, poi dobbiamo tenere presente che avevamo di fronte l'Inter, quindi non avevamo proprio la prima squadretta che ci è capitata, quindi insomma un pareggio, forse è andato meglio all'Inter il pareggio che a noi, però vabbè, rimaniamo sempre in quella, cioè non è cambiato nulla fondamentalmente, no? Potevamo solamente approfittarne dello scivolone della Juve ieri, ecco. Tutto qui e poi in questo momento non è facile fare gol all'Inter, perché comunque il buon Antonio Conte si difesa bene, e quindi insomma tutto quello che noi cercavamo di creare loro ce lo praticamente tra virgolette distruggevano, perché marcavano molto bene a uomo, sì. Quindi insomma è stato marcato molto bene Osimhen, Insigne ha fatto qualcosina, ma non è stato l'Insigne super brillante che conosciamo, e Osimhen lì davanti ben brindato ha ricevuto veramente pochi palloni, quindi insomma un Inter preparata ad affrontare un Napoli, sappiamo benissimo il Napoli come gioca, insomma lo sanno un po' tutti. Tra l'altro sono 9-10 partite che l'Inter non prendeva gol, insomma, quindi là dietro è un po' difficile per gli attaccanti trovare spazio. Sì, poi comunque cambi dell'Inter, poi voglio dire sono cambi di qualità, e poi vabbè Eriksen ha fatto quel gol nel secondo tempo che
ne abbia beccato il palo, è vero che ha beccato anche Lukaku un palo e la traversa, però insomma potevamo essere un po' più cattivi. La partita è stata un po' bloccata perché tutte e due le squadre inizialmente avevano paura forse di sbilanciarsi troppo, di sbagliare, di scoprirsi, e quindi inizialmente la partita era bloccata. Insomma, non è stata una partita brillantissima dal punto di vista dello spettacolo, però io penso che il Napoli doveva essere un po' più cattivo. Sai, visto pure, abbiamo parlato della difesa dell'Inter, anche l'attacco è importante, l'Inter sta giocando in questo modo, quindi magari anche gli ultimi 20 minuti ho visto il Napoli spingere un po' di più, però sai, sei frenato dalla possibilità che un Lukaku se ne va e perde la partita, quindi perdere la partita sarebbe stato perso, quindi forse Esatto, un sì. punto è importante in Però questo momento, insomma, un pareggio che è servito più a loro che a noi, anche perché comunque perché... l'Inter ha riconfermato Certo. l'imbattibilità e comunque il fatto che è sempre al primo posto e c'è una certa distanza dalla seconda in classifica. E purtroppo, ecco, noi abbiamo sprecato, tra virgolette, un'occasione per approfittare del passo falso della Juve. E questo è dal tuo punto di vista, dal nostro un po' meno, perché È comunque dal abbiamo ripreso 2 punti. E quindi giovedì ci veniamo a giocare questa partita, che insomma sarà, speriamo che sia bella, quantomeno. sì. Vabbè, voi comunque arrivate da una vittoria, insomma, contro il Benevento, una vittoria che non è stata poi così tanto scontata, perché poi a un certo punto, quando vi avete abbassato un po' la guardia, il Benevento poi ha cercato di rimontare i risultati, insomma, quindi un Benevento che fondamentalmente non è stato mai remissivo, poi voi ve la siete giocata molto bene, soprattutto a centrocampo, dove avevate comunque più qualità, più gioco, avete verticalizzato di più. Il Benevento pensava solamente probabilmente a ripartire, no? Quando trovava l'occasione giusta. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Andrea. Buonasera Andrea. Ciao a Andrea. tutti, buonasera, buonasera Maria. Ciao. Sì, ce la siamo complicata un po' noi, diciamo, la partita di ieri, a Sì, cui stiamo a un tenendo. certo Sì. momento avete un po' abbassato il ritmo. Un po'. Forse dopo il rigore parato avete dato un po' di fiducia al Benevento e lì, insomma, il Benevento ha cercato di dire la sua. Sappiamo, insomma, che questi Inzaghi hanno nel loro DNA questo spirito Non combattivo mollano e mai. il culo sta dando al Benevento e Simone la sta dando a voi. Sì. È vero. Marica, quest'anno il Napoli ha vissuto un po' di alti e bassi dopo un ottimo inizio in campionato, ma visto la rosa che ha, che secondo me è proprio di primo piano, sono più i rimpianti per una stagione del genere o secondo te questo è il massimo che può dare il Napoli? Beh, ascolta, il Napoli si è trovato un certo momento a non avere tanti giocatori in rosa, no? Lì poi è cascato l'asino, nel senso poi lì Gattuso ha avuto poche possibilità di rimediare, insomma, noi ci è mancato mezzo attacco a un certo momento e Napoli è stato costruito con il 4-2-3-1 con Osimhen in prima punta e a un certo punto non ti sei trovato più Osimhen. Quindi ho dovuto riadattare un po' la squadra, insomma, lì è stato veramente il punto critico del Napoli, quando ci siamo trovati pochi uomini a disposizione e lì c'è stato lo sbaglio della società, perché lì è stato messo Gattuso sulla gogna mediatica e lì sono crollate un po' di certezze, lo spirito del gruppo, perché comunque naturalmente vai a lavorare quando sai che hai un presidente che ti è contro, una società che non ti appoggia. Ecco, lì ci sono stati i grandi problemi del Napoli, no? Poi, nel senso, il valore della squadra è buono, è una squadra che non gli si può dire niente, però a un certo momento ci sono mancati veramente tantissimi giocatori, vuoi Covid, vuoi infortunio, vuoi tante cose, e lì Gattuso si è trovato in difficoltà, lì abbiamo perso tanti punti. A proposito di Gattuso, perché va via Gattuso? Gattuso va via perché non è supportato dalla società. Lì ha avuto problemi con il presidente, che naturalmente invece di sostenerlo nel momento, diciamo, di difficoltà è andato contro, si vociferavano voci dell'arrivo di Benitez, di Sarri, cioè, e non è una cosa bella quando tu non hai il supporto di tutta la tua società. Quindi diciamo che lì È un peccato, no? stato un Perché non è po'. lavorato male comunque. Non lo ritengo uno dei top player come allenatore, però comunque non ha lavorato male, sta No, non giocando. lavoro male, se tu provi a capire questo allenatore che è venuto a Napoli dopo Ancelotti, ha risollevato un gruppo, ha lavorato sulla mente soprattutto di tanti giocatori, che il gruppo lì era sfaldato, no? Lui ha lavorato molto sui giocatori,
per ricreare il gruppo. Cioè, lui ha fatto un lavoro molto psicologico a Napoli, però tutto sommato, se devo anche essere sincera, io ammiro Gattuso come allenatore, come spirito e tutto, però a Napoli ci vuole non il compagno che ti allena, ci vuole una persona con degli attributi che sappia fare quello step in più, che forse Gattuso non riesce a fare col Napoli, no? Ma anche col Milan abbiamo visto, quando c'è da fare quel passo importante, Gattuso secondo me lì pecca. Limitato. E quindi abbiamo bisogno di un allenatore secondo me molto più, tra virgolette, blasonato, molto più di esperienza, che sappia tenere in piedi un gruppo e che sappia fare quel passo in più che serve per vincere determinate partite o per arrivare a determinati risultati. Un Quindi non è Allegri. Sarri. Non è Sarri, io non sono per i cavalli di ritorno, sinceramente. Quindi io boccerei Sarri a priori perché sono contro chi ritorna, ecco, perché non trovi gli stessi giocatori di quando c'era Sarri. Quindi Sarri deve prendersi quest'altro gruppo, cercare di lavorare, cioè si parte da ancora da dietro. Io direi invece di prendere un allenatore molto più con quella voglia, no? Io vabbè, opterei per De Zerbi, per Italiano, Juric, ecco, secondo me sono questi gli allenatori, perché sono allenatori che vogliono imporsi, Emergere. vogliono emergere. Quindi Napoli è quella piazza dove sappiamo, no? Noi facciamo i miracoli sui giocatori, sugli allenatori, cioè, vedi Sarri, da Empoli è venuto a Napoli, insomma Sarri poi è andato al Chelsea, no? Quindi Durerebbe facciamo uno tanti Juric miracoli. col presidente, durerebbe tanto Juric che non durerà Guarda, io non lo prima. so, perché andare d'accordo con De Laurentiis non è semplice. Ne sappiamo qualcosa anche a Roma, no? Sì. Quindi sfonda Marica, l'ansia. oggi si è fatto un gran parlare di questa Superlega che vogliono creare le grandi squadre sia di Serie A, della Premier League, della Liga Spagnola. Noi ne abbiamo discusso abbondantemente a inizio trasmissione. Tu che ne pensi? Beh, io non sono d'accordo perché sono per il calcio vale per tutti. Quindi sono molto romantica, ho un concetto molto romantico del calcio, no? Mi piace molto vedere la squadra che cresce, che raggiunge determinati risultati per merito, non perché faccio parte del gruppo casta importante, no? Quindi Certo. io penso che il calcio è dei tifosi, è di chi soffre, di chi vuole arrivare. E quindi si creerebbero con la Superlega delle squadre di Serie A e delle squadre di Serie B. E non è giusto, perché poi capisci anche squadre come le nostre, come la Lazio, il Napoli, la Roma, Certo, Fiorentina. sì. Cioè, il pathos quando tu vai a giocare contro un Real Madrid, cioè, non c'è più. Perché quello è un gioco a parte, un gioco a sé, creano il loro gioco. Quindi, cioè, tu ti alleni, cerchi di andare avanti per merito e poi dopo non riesci ad avere quella partita importante che ti fa battere il cuore, no? Voi ne sapete qualcosa, avete giocato col Bayern di Monaco, insomma, Però non mettergli quelle le partite labbra, lì Ale. sono quelle che ti fanno, capito, emozionare, cioè, anche Certo, se sì. poi le perdi, però, capito, l'entusiasmo di Però giocare contro una big, cioè. sì, poi comunque ci arrivi a quella partita per tuoi meriti sportivi, perché comunque hai battuto altre squadre prima. Giocarci Esatto, così in automatico, senza alcun merito sportivo, solo per il botteghino, è una cosa abbastanza triste, certo. io dico Il che calcio stanno moderno. troppo guardando, sì, è vero che va bene guardare anche l'economia, le entrate, i soldi, però quando si parla di calcio si parla anche di amore, no? Di amore per il club, per il gioco, vedere i giocatori che crescono, che poi vanno ad affrontare le big, l'attesa della partita importante, cioè tu immaginati un San Paolo che magari cioè pieno di gente che noi affrontiamo un Barcellona, un Real Madrid, cioè queste partite non ci saranno più, ok? Quindi Certo. Ti toglie quell'entusiasmo, si creano squadre, gironi di Serie A, gironi di Serie B, magari in campionato queste squadre che vanno a fare la Superlega mettono una squadretta così giusto perché prendono sotto Sì, gamba, no, il chiaro. campionato, perché ritengono che la Superlega sia poi
la competizione, il percorso più importante, quindi il campionato diventa qualcosa di così, di leggero, di Sì, poco appassionante. chiarissimo. Andrea, volevi fare una domanda? Non ci sente, Pronto? Andrea. Sì. Andrea? Sì. No, dicevo, se volevi fare una domanda a Marica. No, tornando sempre al discorso dell'allenatore, io poi mi sono collegato dopo, non so se gliel'avete già fatta, in caso no, può anche non rispondermi. Le voci qui a Roma arrivano di un De Laurentiis in contatto continuo con Inzaghi. Non so quante verità c'è, se lei ci può un po' chiarire le idee. Io, Se... guarda, io penso che Inzaghi sia destinato ancora a rimanere alla Lazio, cioè secondo me lo Tito farà fatica a mandare via un allenatore come Simone Inzaghi, perché comunque si è creato veramente a parte il percorso che ha fatto, che veramente è importante, cioè ha portato la Lazio veramente a grandi partite, a grandi palcoscenici, quindi io non penso che lo Tito si priverà di un allenatore che ha già quel feeling con tutto il gruppo, conosce bene la piazza, è un rapporto secondo me che continuerà con l'allenatore, quindi non penso che siano così tanto veritiere queste voci. Io penso che a Napoli ci sia un grande collegamento col Verona. Quindi io penso più Juric, perché anche abbiamo come obiettivi diversi giocatori, Zaccagni, insomma abbiamo diversi giocatori che stiamo monitorando e si è parlato anche dell'allenatore, insomma, che vorrebbe andare in piazze più importanti. Napoli sarebbe qualcosa che a Juric stuzzica. Chi potrebbe essere il sostituto di Demme? Perché credo sia squalificato. Le caratteristiche di Demme non le hanno gli altri giocatori. Demme è uno che crea ordine, detta i tempi, cioè dà equilibrio al centrocampo. Gli altri centrocampisti hanno ruoli diversi. Fabian Ruiz ha un ruolo diverso rispetto a Demme, però dico che tra tutti, insomma, non lo so, io vedo non Lobotka sicuramente, ma probabilmente Fabian Ruiz riconfermatissimo, Bakayoko, quelli che abbiamo, insomma, non è che abbiamo così tanta, però le caratteristiche di Demme sono uniche. È stato preso per il 4-3-3 Demme, fondamentalmente. Veniamo a prendervi 3 punti. Mamma mia, Andrea, No, mamma vabbè, mia. ma il centrocampo della Lazio, io posso, cioè io penso che sia più forte rispetto a quello del Napoli, detto proprio sinceramente. Cioè, avete un centrocampo, secondo me, uno dei più forti. Poi tutto il resto è da vedere, però il centrocampo è veramente di qualità il vostro. Io penso, so, Milinkovic, cioè, insomma, tutti questi centrocampisti che avete voi In sono fase forti. offensiva sono d'accordo con te, in fase difensiva un po' meno. Sono Beh, tutti insomma, giocatori portatili. voi sai cos'è? Voi avete un problema di troppo rilassamento a un certo momento. A un certo momento sembra che voi staccate la spina e lì poi vi fate rimontare. Poi, vabbè, io ho visto anche le partite di Champions, voglio dire, vi è andata anche un po' male fondamentalmente, no? Perché avete incontrato il Bayern di Monaco, che insomma, tecnicamente niente da dire, ma sono due pianeti diversi, no? Siete in due Sì. pianeti diversi, però. Tutto sommato in campionato siete una squadra comunque temibile che avete, insomma, potete veramente mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Posso Io sono chiedere un l'ultima attimo. cosa? Ah, Poi scusa. giuro, sto zitto. Allegri a Napoli. Ah, no, Andrea, puoi chiedere pure più di una cosa, non c'è. No, no, pure per lasciare spazio a voi. Perché secondo la mia idea e di molti laziali, il campionato dello scorso anno l'avrebbe vinto la Lazio se non ci fosse stata questa maledetta pandemia. È un'idea che è un pensiero anche giù dalle parti vostre, era un'idea anche da parte vostra. No, l'anno scorso sinceramente no, nel senso io vedo sempre lì avanti la Juve, cioè almeno anche l'anno scorso io vedevo sempre avanti la Juve. Quest'anno no, però l'anno scorso assolutamente lì avanti c'era la Juve, quindi il Ma io non dico in campionato. partenza, io dico al momento del fermo campionato. Sì, però c'era troppo. Io guarda, sono sempre stata convinta.
l'anno scorso della Juve, quindi non vedevo altre squadre, anche se voi potevate dire la vostra, eccetera, però no, Noi assolutamente no. eravamo arrivati, non è che dovevamo, noi Sì, eravamo ma arrivati non ci perché avevamo credevo battuto Juventus e Inter a casa. Sì, però non ci credevo sull'arrivo finale, capito? Io vedevo sempre comunque delle differenze molto importanti, ma guarda che se tu vedi la squadra, vedi la Juve sulla carta, tu dici, cazzo, questa Juve vince il campionato. Invece, come sappiamo, non conta in questo momento quello che dice la carta, no? Perché tu leggi Cristiano Ronaldo, Dybala, Morata, tu dici, questi qua vincono. Invece no, poi a un certo punto è venuta fuori la caparbietà dell'Inter, no? La qualità poi del gioco che a un certo punto è venuta fuori della squadra di Conte. Quindi bisogna anche tenere conto del Milan che ha fatto una prima parte di campionato importante, che lì ci ha sorpreso un po' tutti. Questo è il campionato, anzi quest'anno io penso che sia anche più... Non dico più affascinante, però un campionato più, perlomeno che ti dà possibilità di vedere altri colori lì avanti, no? Non sempre bianco-nero. Beh, sì, Beh, fortunatamente certo. dopo No, 9 anni, dopo 9 anni, insomma, sì. se ne poteva più. Ma fortunatamente, ripeto, perché comunque se tu guardi la carta, sulla carta, i nomi dei giocatori della Juve, tu dici questi vincono il campionato, invece no. Ci siamo trovati di fronte a delle sorprese, la sorpresa Milan all'inizio del campionato, l'Inter che è venuta fuori, la lotta insomma, per la zona Champions che ci siamo noi, voi, l'Atalanta, cioè è diventato un campionato secondo me un po' più interessante, nonostante tutte le difficoltà, Covid e tutto quanto, però. Così come lo è poi pure la parte finale della classifica, insomma, ancora in altri anni già erano delineate ben nettamente tante squadre che comunque andavano in Serie B. Sì, Io poi mi ritorno dispiace un attimo. tanto per la Fiorentina, per esempio, no? Sta andando veramente molto male, nonostante, insomma, nonostante Ibrahimovic, A noi ci interessa poco. nonostante... No, vabbè, ma giusto per parlare, no? Perché poi sai, uno fa un No, discorso ci generale. interessa che stia là sotto. Sì, però, sai, ti dispiace, no? Vedere magari una squadra che... rappresenta una regione che sta andando veramente così a rotoli, nonostante magari qualche nome interessante dentro, no? Vlahović, Beh sì, Ribéry. Rispetto mica alla male rosa pure che la ha. formazione della Fiorentina non è Sì, male, sì. ha bei Rispetto giocatori, alla rosa che ha. Ribéry, insomma. Sì, veramente Io una delusione del Caglione, no? campionato. Cambiata la Fiorentina, poverino, non lo fanno mai giocare. Infatti no, è strana sta cosa. Ha trovato poco spazio con tutti gli allenatori arrivati, sia con Due. Prandelli questo è il terzo, anche se poi È è sempre lo lo stesso di stesso. prima, sì, lo so, però in tutti e Allora, tre i cicli comunque non ha si trovato tratta spazio. comunque di un ulteriore avvicendamento, sì. No, ci abbiamo. Io torno un attimo Alberto. all'allenatore invece, perché i nomi che ha fatto prima comunque non sono di basso livello, però sono un profilo abbastanza basso. Non vedi invece qualcosa di più importante? Faccio un nome su tutti, un Allegri, un Klopp, uno che ti fa fare quel salto che prima dicevi tu. Perché comunque sono sempre scommesse, Juric, De Zerbi, per carità. Sì, lo so, solamente che si parla di cifre non indifferenti. Cioè, tu Allegri, se lo porti a Napoli, devi spendere un bel po' di soldi, no? Per il suo ingaggio. Quindi De Laurentiis, come sappiamo, ha un braccino non corto di più. E quindi non sono nomi alla portata. Sarà Poi, parente dello insomma, Tifo. la politica del Napoli l'anno prossimo sarà sicuramente una politica che va al risparmio. E quindi sicuramente quegli ingaggi lì non sono alla portata. Quindi vedo più un nome esordiente tipo Juric che prende 1,5 milioni a stagione, cioè insomma queste sono le cifre che De Laurentiis può spendere. Poi ripeto, bisogna vedere anche il mercato, bisogna vedere anche se arriviamo in Champions. Le scelte dell'allenatore e dei giocatori dipendono da dove arriviamo quest'anno. Eh sì, purtroppo siamo legati tutti a quello, in effetti, purtroppo. Sì. Beh, ma Come voi ti con senti? l'allenatore siete a posto, cioè voi l'allenatore avete quello, cioè voglio dire, poi sarà la scelta dei giocatori, insomma, che
che voi Ci hanno messo dovete 8 guardare. mesi per mettersi d'accordo sulla cifra, quindi pure lì, perché il braccino corto da sta parte pure da Vabbè, tra noi. Lotito De Laurentiis, Appunto. cioè voglio dire, c'è Bel una bella derby. lotta. Oltretutto, mi fa specie come non si siano intromessi nel discorso della Superlega ancora, non abbiano fatto qualche comizio, qualche cosa che è importante, Hanno voglio la sapere finestra, proprio. stranamente. Sì, stanno alla finestra. Ma in realtà no, Lotito già qualche anno fa si era schierato contro questa ipotesi, aveva detto che Modo comunque suo. sarebbe. Sì, vabbè, ma lui poi in generale, diciamo, contro, è sempre stato un po' contro questi, tra virgolette, poteri forti, no? Perché lui deve andare sempre dritto per la sua strada, quindi comunque si era opposto. Ma credo che di questo avviso sia, penso sia anche De Laurentiis, non so perché. Beh, ma De Laurentiis, io mi immagino già quando gli faranno questa domanda i tifosi del Napoli, sicuramente lui dirà: sono io la vostra Superlega. Sono io la vostra Superlega. È Già me lo modesto. immagino, eh. È capace? Ma sì, conoscendo il personaggio ci sarebbe da aspettarselo, assolutamente. Vabbè, ma insomma, Sì. vai già. Sì, no, visto che siamo quasi alle 23, prima di lasciare Marica vorrei chiederle un accenno, anche se siamo solo a lunedì, di formazione del Napoli che incontrerà la Lazio, secondo lei. Ah, guarda, secondo me, io penso che adesso Gattuso metta lì davanti Mertens, perché Osimhen ha fatto veramente molto poco, quindi probabilmente lascerà l'attacco affidato al belga. Anche se Mertens, parliamoci chiaro, non è nelle migliori condizioni, perché non è proprio al top della forma, quindi adesso, cioè io non, guarda, non saprei neanche dirlo perché poi Gattuso all'ultimo momento ti rivoluziona un po' tutto, però anche Zielinski ha fatto poco rispetto, parlo della partita con l'Inter, no? Rispetto ai suoi standard, cioè non è stato lo Zielinski che ha trovato quei varchi, quegli inserimenti come solitamente lui è capace di fare. Quindi vediamo, cioè io penso che dia fiducia a Mertens. Anche perché Mertens ti dà l'imprevedibilità, ti dà quegli sprint, quegli scatti giusti, quindi quando è in forma io penso che insomma è una pedina importante per il Napoli. Poi vabbè, il solito Insigne, penso Lozano. Ah, c'è il rientro di Lozano, Io giusto, l'avevo penso combinato. che rientri Beh, in Lozano e quindi. attacco, sì. il Napoli ha l'imbarazzo della scelta, insomma. Sì, no, vabbè, Come Lozano, ti ripeto, ha fatto un inizio di stagione strepitoso, poi dopo si è, insomma, non sì. è stato più disponibile e quindi sulla fascia è mancata quella velocità e quell'imprevedibilità che Lozano sa dare. Insomma, lui è molto veloce sulla fascia, lo devi lasciare lì né come seconda punta né come prima, né. Lui è un velocista, quindi ti sa un po' alla Lavezzi, ecco, se vogliamo, no? Palla al piede. Ti porta avanti l'azione. Io penso che in una partita contro di voi Lozano servirà parecchio. Sì. Poi Non vabbè, avevo poi indovinato. dietro Koulibaly, che speriamo che sia in ottima forma per bloccare Ciruzzo vostro, per bloccare tutto il vostro reparto offensivo. E poi naturalmente Manolas che ieri ha salvato il Napoli in extremis Sì, su all'ultimo, Hakimi. sì, su Hakimi. È stato un bell'intervento. Ah Credo che la sì, partita si giocherà devo dire centro che è valso campo. un gol quello lì, Eh sì. quell'intervento. Nonostante abbia fatto quella sbavatura sul gol di Sanchez, che ha fatto quel rinvio un po' corto, che non, insomma, ha lasciato un po' tutti così, no? Di stucco, poi si è fatto perdonare con quel salvataggio, insomma, su Hakimi, che insomma, è valso un gol. Sì, pulitissimo. Io credo che la Senti, partita si Marica, giocherà a centrocampo. visto che l'hai nominato prima, una mia curiosità su Victor Osimhen, che quest'anno tra l'infortunio alla spalla e il Covid ha saltato molte partite, per quelle poche che hai potuto vedere, è un giocatore che vale la cifra che è stata pagata? No.
No, vale un po' di meno. No, perché guarda, allora Osimhen si è rivelato utile per questo Napoli perché non tanto per il gol, per la fase realizzativa, ma tanto perché lui riesce a portarsi via tutta la difesa e aprire degli spazi. Quindi questa era una delle sue tante priorità, no, in questo Napoli, al di là poi del fatto che uno lo aspetta per i gol, però quando non riesce ad andare in gol fa questo tipo di lavoro. Si porta dietro tutta la difesa, si porta via gli uomini, lascia degli spazi in cui poi Insigne, Politano, Zielinski, insomma, possono poi realizzare, no? Che poi non manca il fiuto per il gol a questi giocatori. Però, ecco, non è continuativo, se vogliamo, perché fa delle partite buonissime che uno dice, ah, oh, mamma mia, Osimhen, eccetera, e poi partite in cui, come ieri, chi l'ha visto? Diamo merito agli interisti che l'hanno bloccato e non gli hanno fatto arrivare palloni, però anche lui, cioè, doveva avere quel minimo di capacità di svincolarsi, di trovare quel pertugio giusto per essere pericoloso, perlomeno per essere pericoloso. Lì non ha toccato pallone ieri, eh. Quindi voglio dire, se da una parte lo si elogia per la sua sgaloppata, no? Che abbiamo visto in un po' di partite fa, palla al piede, gol da una parte, poi dici, vedi partite come quella di ieri, dici sì, l'abbiamo pagato tanto, però cosa ha fatto? Niente. Credo che sia il campo. Sì, scusa, vai. Insomma, no, lì è da, insomma, è da trovare una continuità, no? Continuità che non sta dando. Credo che sia il campionato meno adatto per lui, quello italiano. Probabilmente sì, è un gioco che non lo fa, diciamo, non è nelle sue corde. Ecco, Servono parliamo. spazi, servono difese allargate per sfruttare le sue potenzialità. Qualsiasi altro campionato forse sarebbe stato giusto per lui, questo proprio no. Sì, perché l'Osimhen va bene quando la squadra avversaria se la gioca, quindi troviamo una formazione che comunque se la gioca, lascia gli spazi e lì. Probabilmente lui riesce a fare qualcosa, ma quando la squadra si difende molto bene, si chiude, lo blocca, il giocatore non riesce a svincolarsi e trovare poi la giocata giusta. Quel Ecco. lavoro lì, per assurdo, lo fa meglio Petagna che lui, sullo 0-0. Io Petagna proprio non lo vedo proprio nel Napoli, a dirti la Io non verità, lo per vedo me è proprio. cioè, un flop assurdo. Non è giocatore da Napoli, Petagna, assolutamente, però. Assolutamente sono d'accordo. E invece, secondo me, Osimhen è tecnicamente molto forte, fisicamente potente e ha solo il primo anno. Il campionato italiano tatticamente è un po' difficile, non è facile entrare subito nei meccanismi, quindi io Sì, non lo ma brucerei così. poi specialmente quando hai un allenatore, ti ripeto, come Gattuso, che è bravo quanto vuoi, però a volte non riesce a interpretare le partite. Quindi anche un giocatore come Osimhen lo piazzi lì davanti come punto di riferimento, sai benissimo che una squadra con una certa esperienza come l'Inter te lo blocca lì. Infatti, secondo me, ieri non era la partita Ieri non era la d'Osimhen. partita d'Osimhen. Ciao, ritorno. Ci ritorno. Sì. Chi No. è che... Ma non sono Ok. io, qualcuno sta chiamando voi, Dico... Luigi, buon chi è? No, non siamo noi. No, Secondo me, no, no. ieri non era la partita di un centravanti come Osimhen. Lo butti lì in mezzo a De Vrij, Bastoni e Skriniar, è normale che non gli fai toccare una palla. Non era da centravanti Osimhen, secondo me ieri non era la partita sua. Quindi non è Lukaku, è ovvio questo. No, no, Scusa, ma infatti, vabbè, ieri affrontavamo l'Inter, per cui insomma, cioè non è che affrontavamo, non so, il Crotone, ecco, per dirvi, no? Quindi insomma, era una partita abbastanza delicata. Ripeto, la prima Marica, parte. ma Mertens va in scadenza? Non ho capito. Mertens va in scadenza a giugno? Sì, però io penso che lui rinnovi col Napoli, cioè nel senso. Si troverà sicuramente la soluzione giusta con Mertens. Ok. Beh, d'altronde è lì da tempo, quindi non lo so, magari Ma potendo fare poi è diventato un po' anche, non so la come bandiera. dirvi, simbolo, no? Per questa città, ormai è diventato Ciro pure lui, no?
Ci rimetto. Ma volendo fare un parallelo un po' alla situazione che stiamo vivendo qui con Inzaghi, no? Comunque quella promessa che sembra che comunque ci sia, è però un accordo che poi forse verrà ratificato solo dopo la conclusione di questo campionato. In questo momento probabilmente il giocatore è anche concentrato sul raggiungimento dell'obiettivo, che comunque Sì, rimane vediamo poi un anche crocevia perché importante. anche Insigne, insomma, non si è ancora firmato, no? Però sai, l'amore che ha Insigne per la maglia, per la città, io penso che problemi non ce ne siano ad arrivare a un punto di incontro, no? Lo stesso discorso vale per Mertens. Giocatori che sicuramente se ne andranno, io penso che, insomma, sono Isai, che comunque è meglio che se ne va che resti, no? Per i danni che combina. Maximovic, un altro che se ne andrà. Io penso che l'Atletico, se arrivi con una buona somma, se ne va pure Fabian Ruiz, perché comunque riusciamo a ricavarne anche parecchi soldi con la vendita di Fabian. Cioè, ci sono delle, insomma, adesso vediamo, perché il Napoli, ripeto, secondo me ci sarà una rivoluzione, però non metterei la mano sul fuoco. Firmeresti oggi per un pari giovedì? Vabbè, Io voglio vincere. pure Io noi. non firmo niente, né pari né patti, né. Io voglio vincere, cioè a me servono i punti perché io devo andare avanti e raggiungere la zona Champions, quindi un altro pari non mi interessa, voglio vincere, speriamo. Quanta percentuale Beh, dai al sì. Napoli E per rientro della vabbè, Champions abbiamo un 50%, dai, c'è un 50% League? di farcela, e l'altro 50% lo diamo a voi. No, state sui 90, dai. No, no, 90. no. Voi siete una buona squadra. Siete una buona squadra e avete un centrocampo importante. L'avete dimostrato anche col Vabbè. Benevento. Sapete verticalizzare bene e sapete muovervi. Quindi abbiamo un 50 e 50. Ci sarà il ritorno di Pepe Reina. Eh sì. Abbiamo il nostro ex portiere dalla vostra parte. Speriamo che faccia qualche papera. Al Dai, Napoli la basta, Oh. abbiamo già dato. Tanto Napoli sì, qualche papperella l'ha fatta, eh. qualcosina pure qui. Ok, quindi se dovesse farle sappiamo con chi prendercela, eh. Va bene. No, io invece volevo tornare con Marica un po' alla situazione generale del Napoli, no? Che secondo me negli ultimi 2 anni comunque, nonostante magari il braccino corto comunque che menzionava anche lei della proprietà, però comunque sono stati fatti degli investimenti, perché se penso anche allo stesso Osimhen, ma anche l'anno scorso nel mercato di gennaio sono stati presi i vari Politano, Demme, comunque tutta gente che è stata pagata comunque. Mi fa strano pensare che comunque il Napoli già lo scorso anno e magari anche quest'anno, non lo so poi quest'anno come andrà, se non dovesse andare in Champions, insomma, comunque le aspettative erano altre, anche perché poi a inizio della stagione precedente c'era Ancelotti, quindi c'era diciamo, l'aspettativa della piazza era quella magari anche di lottare per qualcosa in più di un piazzamento Champions. Come ti spieghi secondo te questo? Diciamo questa involuzione, diciamo, questo calo di rendimento a fronte comunque, secondo me, di investimenti che sono stati fatti. Ma investimenti non è che sono stati cattivi o malvagi, cioè nel senso qua c'è stato un problema di assenze. Cioè noi quest'anno abbiamo perso quel ritmo, quei punti, per le tante assenze. A un certo punto non avevamo più l'attacco, la difesa. Cioè, siamo arrivati veramente ad avere tanti problemi proprio di presenze in campo. Cioè, quindi io non è che dico che quelli che abbiamo sono tutti scarsi o che non funzionano. Cioè, è un gruppo buono, non dico ottimo, sulla carta, però è un gruppo che a un certo punto non c'erano pedine disponibili per il gioco di Gattuso. Quindi abbiamo avuto dei problemi, siamo andati in difficoltà. Poi dico, sì, gli investimenti, d'accordo, però abbiamo visto come Osimhen era una scommessa. Tante volte De Laurentiis ha fatto delle scommesse, a volte gli è andata bene, anzi più delle volte gli è andata bene,
vedi Cavani, vedi Lavezzi, vedi tanti giocatori che erano scommesse, lo stesso Mertens. Chi lo conosceva Mertens prima che arrivava al Napoli? O Caleglion, cioè sono tutte scommesse. De Laurentiis è fortunato sotto questo punto di vista. Spende poco, fa crescere e rivende a prezzi importanti. Però non sempre va bene. Quest'anno probabilmente abbiamo speso tanto per Osimhen e Osimhen non sta avendo quel rendimento che probabilmente tutti ci aspettavamo da un giocatore così pagato. Poi ripeto, anche Lozano l'anno scorso flop con Gattuso. È un altro giocatore, no? Bisogna anche vedere un po' le posizioni in cui si mettono i giocatori. Con Ancelotti, tanti giocatori erano messi in posizioni sbagliate. Lo stesso Lozano messo come seconda punta. Lozano non è una seconda punta e lui continuava a metterlo seconda punta. Cioè, tanti giocatori, lo stesso Zielinski con Ancelotti non rendeva perché è messo in posizioni sbagliate. Poi è arrivato Gattuso, ha messo un po' le cose a posto, due o tre movimenti giusti per quanto riguarda le posizioni dei giocatori e il Napoli ha cercato di ridire la sua. Però, ripeto, sono anche tante volte i giocatori sono delle scommesse. Lozano anche lui è stato pagato parecchio, Lozano, non è che ce l'hanno regalato. Sì, Fenomeno no. con Ancelotti, quel fenomeno non si è visto. Quest'anno è iniziato molto bene, poi insomma si è assentato e bisogna riaspettarlo, però questo è un anno un po' anomalo, eh. Noi ne abbiamo pagato uno 20 milioni e manco vediamo giocare, quindi vedi Murici. Quindi Beh, siamo in condizioni. ogni squadra, diciamo, tra virgolette, ha un po' i suoi flop, no? Ma per questo avevo chiesto a Sono Manica abbastanza perché. simili le gestioni Lazio e Napoli, comunque. Ma diciamo però, Beh. ecco, lo Zarro era stato pagato 40 milioni. Forse ci vuole anche magari tempo per aspettare questi giocatori, perché flop, dire flop no, perché non si può dire che sono dei giocatori scarsi, però secondo me per gli obiettivi del Napoli ci volevano giocatori che tu li metti in campo e già facevano la differenza, dei giocatori di una certa esperienza, di un certo. Questi magari sono dei giocatori che poi alla lunga vengono fuori, però il Napoli probabilmente in questo momento non ha tempo di Guarda, aspettare Osimhen, Lozano e compagnia andante. questi ragionamenti li abbiamo fatti, li facciamo anche noi all'interno della Lazio, però purtroppo quei giocatori che dici te è il discorso dell'allenatore, vuoi quelli pronti che ti fanno fare il salto di qualità, li devi pagare. Eh sì. Purtroppo Lazio e Napoli vanno sulle scommesse sperando che vadano bene e Oddio, tirare. però in questi casi scommesse da 20, da 40, addirittura da 70 milioni, sono scommesse che comunque poi Ma ti no, ritrovi sono piazze che col gol. non ti danno il tempo da aspettare un Osimhen. Sono comunque Sono piazze che vogliono piazze, voi lo vincere. sapete bene lì a Roma, cioè la piazza di Roma, la piazza di Napoli, sono piazze dove vogliono vincere subito, non hanno Sassuolo ti tempo aspettano, di aspettare o a Roma e a qualcosa, Napoli perché no. naturalmente poi, anzi, quest'anno siamo stati fortunati che, tra virgolette, fortunati che il pubblico non c'era, ma sennò sai quanti fischi che venivano fuori? Cioè, sono piazze molto calde, cioè tu non puoi stare lì davanti, fare la prima punta e non beccare neanche un pallone. Cioè, una partita così veniva fischiato dall'inizio alla fine, Osimhen, cioè, piazza come Napoli, figurati, già immagino. Certo, probabile, sì. certo. Perfetto. Bene, Marica, Vedremo, Marco. veramente ci siamo fatti una gran bella chiacchierata e niente, non rimane che augurarci che vinca il migliore. Naturalmente ognuno poi ha il suo migliore, siamo di parte qui. Malefici, io già vedo la vostra lingua biforcuta, che No, vinciamo noi, eh? assolutamente. Beh, No, non è siamo favorito il così. Napoli. È favorito il Napoli. Sicuramente, Ah, sì, ci fai un pronostico. Ce l'ha io detto, sono vuole di vincere. parte, no? Quindi vince il Napoli. Poi quanto vince, non lo so, a me basta anche l'1-0, non è un problema. Anche a noi, assolutamente. 0-1 però. Però il Però il pari no.
bel pari non serve, quindi è un risultato che non voglio, per me c'è Beh, solo la il vittoria. pari Quindi. servirebbe più a noi che al Napoli, sicuramente. Perché come lunedì abbiamo pure il Milan, quindi insomma, uscire dal Sì. San Paolo non sconfitti non sarebbe male. Però veniamo per vincere, ovvio. No, direi proprio di sì. A questo punto bisogna Giro a casa, giocarsi. possibile che non fa 152, dai. No, anche perché poi Immobile Bene. con il Napoli ha dimostrato di avere un certo feeling col gol. Ultimamente è andato a segno diverse volte. Speriamo che la tradizione Pure prosegua. Merte insensibile. Allora, posso Porta toccarmi un po'? sì. fortuna. Beh, i gesti scaramantici sì, assolutamente sono sempre Però contemplati nel i calcio. tifosi sono ammessi. Sì. Bene, Vorrei Manica. alzare quella Grazie, mano io. Marica. Grazie, Devi Manica. diventare Ciao a il Napoli. tutti. Alla prossima, grazie. Ciao, Ciao. Ciao. grazie, buona serata. Eccoci qui, ragazzi. Eccoci. Abbiamo fatto questa panoramica sul Napoli. Ora, diciamo, non lo so cosa mi aspetta. Ragazzi, Beh, io penso di aver sappiamo dato tutto. tutto e per vedere lei neanche ancora ho mangiato, sono ancora vestito, Vedi? Vabbè, quindi vi però saluto. ne è valsa la pena. Sì, anche se io i primi 20 minuti l'ho vista a immagine ferma, non so Ma perché ti si sei era fermava bloccato, sono dovuto l'immagine pure a uscire te? e Ti sei fermava l'immagine pure a te, si No, vedeva sfocato. no, io la vedevo bene. Abbiamo ripreso, ripristinato la rubrica delle cose a vanvera. No, beh, scherzi a parte, comunque, se Andrea, se devi andare, ti lasciamo Vabbè, anche te. Sì, prima di andare via, dice il tuo Lazio Benevento. Diciamo, hanno detto tutto. ma Si alza in piedi. no, no. Se sta a sistema, tocca preoccuparsi. Allora, Accesa la luce. sono due Lazio Benevento. Prima e Beh, secondo sì. tempo, sì, come tutte Il le primo volte. l'abbiamo vinto meritatamente. Il secondo è entrata una psicosi di paura inutile, di stanchezza inspiegabile, ha un po' sulla coscienza, non dico il risultato finale, ma l'angoscia ce l'ha un po' Ciro. Io credo che sia giunto un po' in un momento che forse il rigore deve prendersi una pausa, anche perché mo arrivano partite decisive e non si possono più sbagliare. Dato che credo ai numeri, io che credo che sia il momento di farli tirare un altro, che non è Correa, però, che non deve, dovrà essere Correa. E soffriamo sicuramente le palle da fermo. Io penso che neanche un film di Hitchcock avrebbe fatto un capitolo come quello di ieri, negli ultimi 20 minuti, perché sei fortunato che ti annullano un gol su un calcio d'angolo. Tu vai a riprendere un gol sul calcio d'angolo, mi sembra, penso, una cosa abbastanza assurda, quasi da scherzi a parte. C'è sicuramente qualche errore, non so dove, si immarcatura di concentrazione, cosa che non si può più fare. Spero di aver giocato il jolly, ecco, in questa partita dove non, alla fine non, hai sbagliato, però hai sbagliato una squadra dove poi ti ha permesso di recuperare. E gli errori da qui alla fine non si possono più fare. Già da Beh, giovedì. sì, anche se è vero che nella partita di ieri la Lazio ha iniziato a perdere colpi quando ha cominciato a deconcentrarsi e a pensare che la partita è finita, quindi il limite è stato quello, perché la forza di queste partite che abbiamo vinto tutte soffrendo nell'ultimo periodo, la Lazio ha tenuto la concentrazione alta per 90 minuti e ieri ha dimostrato che appena abbassato un po' l'attenzione è ritornato i problemi che avevi in precedenza, quindi la Lazio non deve mai abbassare l'attenzione contro qualsiasi avversario, dal più forte all'ultimo in classifica, proprio per le caratteristiche che attualmente la distinguono, insomma, perché non Subito essendo dopo il rigore chiaramente. sbagliato si è staccata la spina. Sì, là pensa perché pensavano, ma pure già dal momento prima di tirare il rigore, secondo me hanno Era un calcio pensato di rigore. è finita, abbiamo vinto. L'ha tirato, sì,
Infatti, secondo me, Immobile, anche quello, al di là del discorso che ha fatto Andrea sulla pausa da come rigore, no? atteggiamento. Secondo me lui non è andato sul dischetto con quella fame con cui va di solito, comunque anche con quella tensione del Ci dire può ah, stare? è un rigore importante, devo segnarlo, Però ci può stare perché sul 4-1 4-1, sul chiaramente 3-1, il rigore del sul 3-1. 4-1. Vabbè, Sì. sicuramente bisogna sempre sottolineare anche il merito, secondo me è stato bravo anche Montipò, perché comunque non si è Due volte. scomposto, lo ha No, aspettato, secondo sui me è rigori stato. io sono Non della scuola che alza mai la sempre testa chi per lo tira guardare il che lo portiere. sbaglia. Non alza mai la testa per guardare il portiere, lo tira tanto, non dico tanto per tirarlo, ma non lo tira concentrato come A Bologna lo tirò sempre a destra? No, centrale. Proprio centrale. no, era diciamo a sinistra, tra virgolette, Bene. però era molto blanda la conclusione, infatti Mi Skorupski l'ha pare che l'ha tirata a salvato. destra del portiere e in nazionale. Sì, in Lituania, sì. E lì l'ha tirato concentrato, l'ha tirato sul paletto, Poi guarda. io so, io se fossi un allenatore e vengo da una sequenza da un errore soprattutto e da una poca lucidità, perché la sensazione era quella che poteva anche risbagliare questo, gli suggerirei un tiro centrale forte, proprio per poi ripartire, poi dal prossimo ricontinui a tirarlo, però già lì sbloccarsi, far gol su rigore era più importante di Van Gogh come bello poi come l'ha fatto lui in azione. Quindi mi assicuro il gol centrale perché poi ci tiene, perché non è Ti dirò che che c'è. se non lascia quello a Correa, che io da allenatore non glielo faccio mai lasciare perché ancora la partita sta sul 2-0, non glielo faccio lasciare. Io tiro il rigorista, no, che mi metto a pregare in ginocchio, faccio pregare su quello sul 4-1 perché ti faccio tirare quello, non l'altri. Secondo me tira più concentrato quello che quello del 4-1. Però Beh, sì, la secondo partita me là era ancora sì, ci può sul stare, sì. 2-0, No, primo no, tempo, no, no, tira la partita rigorista. no, la partita è aperta e il discorso che fai tu, Alberto, secondo me è giustissimo. Però ti dirò, invece a me vedere questo, diciamo, questo gesto di Immobile nei confronti di Correa mi fa vedere quanto Sì. Però veramente il gruppo sia Anto, sai che veramente significa bello unito. questo? Vabbè, tiro te tanto ormai sta partita sta andando in un certo verso, va bene, te lo lascio perché rigorista quello che vuoi arrivare fino in Beh, fondo, non te lo lascia rigore. diciamo pure in altre partite ha fatto questo gesto a Sì, a Bologna Bologna. proprio con Correa, poi una volta No, lo fece tirare a Luis Alberto, ma Caicedo a sempre in Firenze. situazione, ah, ci Sempre in sono. situazioni diverse. Sul 2-0 al primo tempo io faccio tirare comunque al rigorista. No, No, invece. quella Bologna quando Correa sbagliò era la partita. No, però lì mi sa che Lì non Immobile era c'era uscito. Immobile, era No, Orsini. Immobile era uscito. Lo ha fatto tirare a Luis Alberto, a Lazio Udinese, che eravamo sul 2-0, e poi Luis Alberto sigla il 3-0 sul rigore. Secondo Però, cioè, tempo. quindi, no, no, era sempre il Era il primo. primo Era la fine tempo. del primo tempo. Sì, che la Quindi Lazio sul 2-0 chiude. i rigori incidono da. No, vabbè, ma Oddio, è un qualcosa. che Ma secondo me litigare. questo è una testimonianza di come Vabbè, poi ci sta un'armonia ma di non è gruppo. quello, ma non è quello il punto, Non sappiamo esatto. nemmeno perché gliel'ha chiesto, quindi magari è una cosa importante, per carità, ci Sì, mancherebbe, ma però non è ecco. quello il punto. Il punto è che devono rimanere concentrati, è quello il discorso. Poi chi No, tira il infatti. rigore, perché la Lazio, te l'ho detto, ha appena abbassato la tensione, Sì. ieri ha Come hai detto te, quando ha cominciato fischiato il proprio. rigore, lì si è spento Ma già tutto. avevano pensato, sì. Sì. E lì Sì, in Serie A, proprio da là, ma nemmeno con la è Serie come B, se non lo staccassero riprendi la la spina. concentrazione, certo. È quella la cosa che non riesce a fare la Lazio, che dice, ah vabbè ragazzi, abbiamo questi 20 minuti, quarto d'ora, 20 minuti, abbiamo steccato, ci siamo, però adesso riniziamo a dare giù. Invece Ma no, come se fosse una non è cosa che poi facile. te prende La e non concentrazione non la riprendi riescono. subito, non ce Esatto. la fa fare. Guardate tutti i calci d'angolo e i calci di punizione del secondo tempo. La Lazio non prende mai una palla di testa, è sempre in pericolo. È stato quindi è questione di concentrazione, non è questione. Io Sì, avrei poi richiuso una se parentesi, pensi l'ho alla detto prima. partita quella con l'Hellas Verona, che poi è solo di 7 giorni prima, la Lazio in fase difensiva è stata attentissima e concentratissima Perfetta. e non ha mai abbassato l'attenzione. Ma stessa cosa nella partita pure contro lo Spezia, con l'Udinese, insomma, ha fatto di questa caratteristica proprio per cercare di Soprattutto nel vincere finale queste delle partite, perché partite. visto che non sei così brillante come lo scorso anno, e secondo me sono stati molto intelligenti in questo. E ieri è la dimostrazione di quello che sto dicendo, appena hanno abbassato un po' l'attenzione,
ritornano i problemi. Però Assolutamente. l'importante era vincere, abbiamo vinto. Poi parliamo sempre di una squadra che magari ho sentito commenti insentibili, perché una squadra dice che gioca male e fa 5 gol e la voglio vedere. Pensa quando giochiamo bene, allora quanti ne famo? 15, voglio Se dire. vince 1-0 mi va bene, se vince 5-3 mi va bene. Se no... Sì, Io, come no, io ho detto vabbè. È all'inizio, chiaro che il Benevento quest'anno ne ha prese diciamo, delle belle sonate con altre squadre, 4 gol, 5 gol, oltre a noi penso che gliel'abbia fatti solo la Roma, così a memoria, ha perso poi, ne ha presi anche 4, l'Inter gliel'ha fatti 5? l'Inter. Sì, Perché all'andata. so che con l'Atalanta ne ha presi 4, ricordo, sì, ha preso parecchie volte 4 gol, Mai però 7, però. comunque lì... L'importante era vincere, questa è la cosa più importante. Esatto. Poi A questo era punto del vincere, e ieri è campionato. l'ennesimo tacca sui meriti di Mister Inzaghi, perché anche se non era presente in panchina, comunque non una vittoria in casa consecutiva, che era da tantissimo tempo che Ma a resisteva. proposito di Inzaghi, ma quanto dura sto tampone? Lui Perché che ha ora fatto sono, sangue, credo, quanto dura? 15 Mica c'è. giorni adesso. Domani o dopodomani sono 15. Vabbè, mica c'è una regola. No, evidentemente No, comunque però vedi lo rifarà prima del Napoli. non è negativo, è ovvio questo. Finché è positivo, ti sta a casa. Quindi Non si sarebbe riesce a l'ultimo che ha fatto. negativizzare allora. Vabbè, queste sono notizie che nemmeno comunque ti fanno arrivare, che ne sai, magari. Beh, se era negativo, stava in panchina. Certo. Bisogna vedere quanti giorni prima devi esserlo, non so, No, no, sta pure in hanno quarantena. fatto i No, no, tamponi una la volta domenica negativizzato mattina. puoi Sì, uscire negativizzato immediatamente, non devi fare sì. quarantena. Loro sì, Okay. loro sì. Quindi sì. A E se invece non si negativizza parte in che 21 poi giorni, al 22esimo può può uscire uscire. e starebbe fuori però pure a Lazio Milan. A parte che poi Farris, quando sta È in panchina, vincente. insomma, anche se Sì, poi è, ieri diciamo che sì, penso non che. recupera le palle quando escono. Tocco. No, ieri poi penso che abbia visto, come ha ricordato, l'hai ricordato te, Andrea, sui calci d'angolo, così, perché poi la parte difensiva la cura lui in allenamento, quindi vedendole così Insomma. proprio da protagonista principale avrà da cui, cose su cui lavorare, insomma. Bene, Cosa ha Andrea. fatto Salutiamo il laziale? Secondo me il Andrea che calcio. dice che deve andare a mangiare, Ah. se no dice che non lo mandiamo a In mangiare, boccone al volo prima di andare a dormire. dai. No, fa male però così, eh. No yogurt. Ah, bello. Vabbè, Bene Andrea, ci ragazzi, ci vediamo la settimana aggiorniamo la prossima. prossima Ciao settimana. Andrea, Grazie. ciao. Ciao. Ciao a tutti. Il rigore del Qua. Benevento nasce su un'azione che non c'è, perché è un calcio d'angolo inventato. Vabbè, mo' addirittura Belli, forse non noi, credo. Sempre bravi, stasera anche belli. Ah, questo forse ce l'aveva Non con noi, Andrea, con Andrea con che Andrea. Vabbè, Saluto comunque, Fabio, ringraziamo, è sì. un caro amico, Grazie sì. Fabio. Questo perché mi vuole troppo bene, allora Dicevo, il si rigore muove a scrivere quelle cose. del Benevento visto Dicevi al rigore? VAR, il rigore del Benevento visto al VAR nasce da un calcio d'angolo inesistente, ma non è Sì, però sul possibile. VAR e sul calcio d'angolo non può No, intervenire. non si può Quindi parliamo fare. de... E niente. Sì, Ah. no, c'è un errore, però non può essere considerato, sì. No, Fa diciamo parte di quelle che storture del esatto. calcio di cui parliamo sempre, che però è un po' come la settimana scorsa l'ammonizione di Caicedo. Sì, infatti. Qui sarebbe Penso secondo a me molto tutte. semplice però correggerlo, perché se tu dai la possibilità alle due squadre in campo di avere tre VAR a richiesta durante la partita, io a quel Ma punto sì, chiedo ce il ne so VAR. tanti di modi, ce ne so tanti. Come viene Ma applicato, quando, secondo perché me... Cioè, ah, beh, quello poi... in Ma alcune partite ci sono semplicemente, dei ragazzi, casi. come capitano, so, gli episodi decisivi, no? Nel momento in cui da quel calcio d'angolo deriva un punto, un calcio di rigore, magari si va ancora più a ritroso e si vede se il calcio d'angolo c'è. lo sai che ti dicono loro? Allora 2 minuti prima c'è stato magari un fallo laterale,
due minuti no, prima però, ancora c'è però, stata, quello, no, però quello prima. Ricominci da inizio. No, però ti dico quello prima, però quello è un momento in cui tu fermi, tra virgolette, si ferma il gioco per battere un angolo, cioè non c'è una situazione di gioco continua, no? Quindi si fermi perché stai battendo l'angolo. Non lo so, sto provando a dirla così perché purtroppo poi diventa difficile comunque andare a intercettare questi episodi che possono sembrare banali perché... Però in realtà non lo sono, perché è giusto quello che dici tu, che appunto l'angolo non c'era. Infatti io ti tolgo anche a te l'onere di andarla a vedere, perché come succede nella pallavolo, me ne dai tre a partita ad ogni squadra, io me li spendo quando voglio, posso anche li recuperi, e ti dico per cortesia possiamo andare a vedere quell'azione. Finiti i tre, finita la possibilità e quindi... Ma non so, su questo, diciamo, sul VAR a chiamata sono sempre stato un po' diviso, perché se da un lato può essere comunque sia uno strumento sempre come l'hai citato tu, come lo, appunto lo menzionavi tu, ma da un altro può essere motivo per ogni squadra, oddio è successo l'episodio, vai subito al VAR, quindi guarda, non lo so, guarda, pensi di creare un polverone. Nel tennis ce n'hanno un numero X per ogni giocatore, per ogni game, finiti quelli, se il successivo sbaglia l'arbitro finisce il problema. Però diciamo che c'è quelli, quindi, nel tennis... Nel tennis è per lo più per episodi comunque poi, diciamo, come quelli della palla fuori, no? Insomma, se la palla ha toccato la riga o meno. Quindi, nel senso, e poi vabbè, comunque secondo me negli sport individuali è anche diverso, nel senso che si crea meno confusione. Non lo so immaginare. Una pallavolo però no. Una pallavolo ce n'è un numero definito. Non so se il calcio ha la giusta civiltà, diciamo, di... saper utilizzare un VAR a chiamata, non lo so perché vedo secondo me togli pure tutti questi dubbi che ci sono su perché a quella partita l'arbitro l'ha chiamata o in questa partita lo stesso episodio non l'ha chiamata, lo faccio chiamare direttamente. Ma in generale bisogna lavorare forse tanto, forse è proprio quello il problema, che togli il potere a chi decide, è tutto lì. ma anche questo però secondo me più che altro vanno rivisti tanti criteri e parametri, cioè in primis quello lì ha deciso l'arbitro, no, non deve decidere l'arbitro se c'è un episodio controverso, non puoi dire no, l'ho visto io, se invece non l'ha visto viene richiamato, no. Però io probabilmente sbaglio, ma io ho capito che comunque se l'arbitro vedeva l'azione come quella del calcio d'angolo e la giudicava di lieve entità, il VAR in quel momento non poteva entrare, a meno che non gli aveva dato un cazzotto in testa che non l'aveva visto, quindi l'arbitro vede quell'azione. Perché poi interviene il VAR? Perché comunque gli segnalano che può essere un errore, mentre perché da regolamento quella la trattenuta, seppur lieve. Io sono sincero, ragazzi, sono veramente annoiato, basta, veramente non riesco più a concepire questi rigori, ma anche rigori, a favore. Cinque rigori a domenica ci stanno. No, ma anche io non parlo, cioè parlo pure se li danno a favore, cioè... è diventata troppo, diciamo, stucchevole come dinamica, mezza trattenuta, la spintarella, ma allora così non ne usciamo più, secondo me bisogna, secondo me, adottare un criterio diverso e diciamo farsi permettere dei contatti di un certo tipo, perché altrimenti il calcio secondo me viene proprio crocifisso in questo modo, ma non lo so, questa è un'opinione sì, mia. Poi il VAR non ti darà mai la sensazione dell'intensità del colpo. Infatti, quello dico, l'impressione che cosa è andata a rivedere? Quello che aveva già visto a velocità normale. Ma probabilmente, non so se lo abbia visto questo, perché se comunque a velocità normale è comunque un'azione comunque di allora, gioco. Guardate la posizione dell'arbitro nel momento in cui, pure Ciro, è stato spinto, è stato toccato. L'arbitro sta dritto per dritto, anche quello è stato richiamato. Secondo me pure lì non doveva intervenire. Cioè, un arbitro come Orsato dice, l'ho visto io, l'entità è quella che decido io, ho fischiato, non ho fischiato, quindi è gol. Capito? Perché pure lì non c'è stata sta grandissima spinta, però no, è sembrato no. Più una compensazione del rigore. Ma infatti lo è stato, e ti dico, ovvio che per il criterio che hai adottato sul rigore... il gol lì va annullato assolutamente, però ovvio nel caso lì non dai rigore e lì invece il gol lo convalidi per come la vedo io, cioè quindi purtroppo ecco in qualche modo il gol lo prendevamo, però ecco. Secondo me aveva visto bene in tutte e due le occasioni l'arbitro, ecco perché è intervenuta una tecnologia su qualcosa che l'arbitro aveva visto e aveva indovinato tutte e due le volte.
No, però purtroppo no, ma lì è la regola, non è che è l'arbitro, purtroppo la regola prevede questo, infatti secondo me va rivisto a monte questa Dai. tipo di regola. Secondo me, però, l'abbiamo fatto pure l'altra settimana, sto ragionamento, interviene pure tanto la personalità dell'arbitro, perché magari un orsato dice l'ho vista io, è netto? No, l'ho vista io, va bene così. Un altro arbitro invece va a vedere, come quella di Caicedo. Infatti, al VAR di Caicedo c'era orsato e l'arbitro era, non mi ricordo manco il nome. Intanto l'arbitro del Lazio-Napoli sarà Di Bello. A proposito De Belli, come diceva Fabio, Eccolo là. 14 precedenti con la Lazio, 8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Beh, Quest'anno lo ricordiamo per un Milan-Lazio. ah, mamma mia, brutta però. sì, Vabbè, però è non l'unico c'entrava precedente di l'arbitro. quest'anno. È l'unico No, no, precedente. no, no, no. Oddio, anche se in quella partita sono stati di episodi un po' controversi, perché rimango dell'opinione che entrambi i rigori fischiati in quella partita, sia quello al Milan che quello alla Lazio, molto, molto discutibili. Però non ha Però, fatto torto a nessuno di tutte e due, diciamo che come no, andava no, l'arbitro. ma infatti io credo che poi il rigore, per certi versi, che ha visto solo lui, diciamo, quello che ha fischiato a noi, lo dà perché secondo me poi si è reso conto che. Il rigore fischiato invece per il fallo di Patrick, secondo me, là è assurdo perché poi lui interviene nel momento in cui interviene, non può più, cioè nel senso che non può più smaterializzarsi. Quindi è normale che poi tocchi il giocatore, però non lo so. Infatti, poi anche ricordo che quella partita fu trasmessa da DAZN e al termine del primo tempo, tra l'altro, ci fu l'onestà da parte di un ex calciatore. Tra l'altro, senza fare nomi, insomma, comunque, che disse che secondo lui non era rigore nessuno dei due, e diciamo, non è un giocatore che notoriamente è diciamo, nelle nostre grazie, quindi probabilmente diciamo, c'è anche una visione a volte proprio di chi ha calcato il campo, di chi mastica calcio, che certe decisioni che vengono prese, diciamo, secondo me, attualmente dagli arbitri non è che siano poi così, sempre così consone. Vi faccio la stessa domanda che ho fatto a Marica. Firmereste per il pareggio adesso? No, No. no, firmare mai. Poi se vedo la partita e la Lazio ha provato comunque a vincerla, però poi allo stesso tempo Me la gioco, sì. vedo comunque cioè, che le squadre si sono equivalse. Il Napoli comunque ci ha messo in difficoltà, la Lazio ha fatto il suo, però non più di quello magari non poteva fare. Dico va bene così, mi prendo il pari, ok, però non a priori perché comunque la Lazio non può fare troppi calcoli. Se vuole deve osare. Altrimenti non va in Champions. Questi commenti che uscendo con queste due partite con 4 punti non stai ancora agganciato a quel carro? Sì, quello sì, però me le voglio giocare, insomma. No, 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 certo, beh, ovvio. no, no, Me ci le sei. voglio No, 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 giocare con. quattro Sì, che 4 punti ha voglia. punti, sì, Sì. quattro Anche punti, va bene, sì, va bene, sì, assolutamente. perché, insomma, domani nella prossima giornata come scontri diretti credo ci sia solo oltre a noi Roma-Atalanta. Roma-Roma, sì. Roma-Atalanta, sì. Però Roma-Atalanta. lì bisognerà capire comunque c'è cioè, scontro diretto E relativamente perché comunque cioè, nel senso sì, nel considerandolo diciamo senso delle prime sette che hanno dato un distacco a tutte le sì. altre ok però diciamo che la Roma è un po' è Sì, è ormai una finita partita fuori tra due squadre delle prime 8, quindi ci può uscire anche qualcosa di particolare, anche se e poi la la Roma giornata sarà. successiva come scontro diretto c'è solo Lazio-Milan quindi le altre squadre per Dovrebbero avranno andare un pochino delle più partite abbordabili. però lì è lì Non sei te nella direi posizione abbordabili, però non c'è scontro diretto, poi tutto da vedere, perché poi certo. pure, che ne so, il Napoli dopo di noi andrà a Torino contro il Torino, abbiamo visto come il Torino come è cambiato con Nicola Ultimamente sì. ma deve per forza quando giocarsi tutte le gli servono strade. punti, salvezza, quindi è vero che Ha magari trovato non c'è i gol di scontri diretti, Sanabria. però Che fa punti, fa gol. sì, ci sono giocatori insospettabili in questo campionato, sono usciti fuori, pur come Mattia Sì. Destro, che Beh sta no, continuando destra. comunque a segnare, Sì. era stato dato per finito come giocatore invece. Tra Per l'altro, quanto si è riguarda autofirmato invece. il contratto perché ha superato i 10 gol, ce l'aveva come clausola e quindi rimane a Genoa. Per quanto riguarda le partite giocate in data odierna dalla Lazio.
abbiamo un Lazio-Torino 3-3 del 2014, tra l'altro ha segnato Immobile contro. Esatto, sì, stavo per dire, segnò Ciro Immobile il gol del momentaneo 3-2 per il Torino, segnò dopo aver sbagliato, penso, in quella partita con almeno 4 sì, gol. Sbagliò ma tantissimo. Ma non fu la Lazio a segnare il 3-3 finale con Mauri, se non erro. E Immobile segnò 3-2. Il 3-2. E poi, come tradizione della Lazio, Candreva al 94esimo pareggiò per appunto i conti contro il Torino. E altra sì. Partita andata odierna, la più recente dopo il 2014, abbiamo un Lazio-Piacenza 2-1 con reti di Inzaghi e Corradi. Inzaghi e Corradi, sì, assolutamente. Quindi tornano come marcatori sia l'allenatore che il capocannoniere della Lazio, anche se in vesti diverse in queste due partite. Per quanto riguarda i compleanni, passo la linea ad Antonio. Esperto, certo. Ragazzi, io non registro compleanni di spicco, non registro compleanni. No, ho quantomeno studiato male, però no, oggi vi posso dire che c'è un compleanno comunque importante che è correlato alla Lazio. È il compleanno di Dusan Mihajlovic, figlio di Sinisa, che compie 19 anni. Sicuramente gli facciamo gli auguri, perché grandissimo laziale. Sì, assolutamente, grazie. E facciamo gli auguri pure, oltre a lui, a Valon Berami. Ok, per questo l'avevo rimosso, perché ragazzi, dopo la dichiarazione che ha... 65 presenze e 4 gol in campionato, l'hai rimosso, sì, però... Sì, quello al derby. Uno dei 4 gol... Però io diciamo ho rimosso il giocatore perché comunque non ho preso bene alcune sue dichiarazioni, che disse che avrebbe firmato anche per la Roma, quindi diciamo che quella... Da lì diciamo l'ho relegato. No, però l'intervista purtroppo era reale, quindi diciamo dopo che hai segnato al derby in quel modo... Non spiccava per simpatia, però vogliamo ricordarlo per quel 19 marzo nel 2008... Il gol del 3-2 al 92esimo, sotto la norma, col gesto che ancora ricordo che faceva testa e cuore, e ci regalò un 3-2 bellissimo. Poi effettivamente ha ragione Antonio, sì, quelle dichiarazioni non sono state per niente belle. No, più che altro proprio anche alla luce ricordiamolo del fatto per il gol al derby. Che l'hai fatto quel gol, no? Io penso anche che un giocatore che pure che non è attaccatissimo alla maglia, comunque magari pensa un po' più all'aspetto professionale, chiamiamolo così, però se fai gol in una partita così importante, non lo so, stona pensare che poi dopo andresti a giocare in quella squadra comunque avversaria per antonomasia, non lo so. Almeno questa è una visione pure, mia. Ti fa capire pure la sua... scarsa conoscenza magari dell'ambiente romano, perché sono talmente pochi i giocatori che sono passati da una parte all'altra, anche se non direttamente pochissimi, ma per pochissimi. Via traverse sono pochi, pure per via traverse forse l'ultimo è Kolarov, ma infatti diciamo che questi una persona che conosce l'ambiente non direbbe mai una cosa del genere, perché sa benissimo che non sarebbe ben accetto né da una parte né dall'altra, quindi anche se poi magari qualcuno potrebbe contestare queste sue affermazioni provinciali, perché Inter e Milan si scambiano giocatori di continuo e tutte e due ne giovano, quindi però vabbè. C'è stato un calciatore degli anni 90, che era 80-90, che un centravanti, adesso fa il commentatore, che ha fatto Inter, Milan, Juventus e Torino, tutte e quattro si è fatte, quindi... Aldo Serena ne ha fatte tantissime squadre. Sì. Sai perfettamente che anche parlando, già non parlando, passando da una spunta all'altra, comunque sei visto male dalla squadra in cui arrivi. Sì. Quindi sono talmente pochi quelli che sono passati dalla Lazio alla Roma o dalla Roma alla Lazio che ce li ricordiamo a memoria. Ricordo a Manfredonio Pietrelli, mi posso ricordare. Sì, poi c'è Benadai, vabbè, calciatori. Poi... Ma forse se non erro anche Colonnese, ragazzi. Di Mauro.
Colonnese Bolognese, ragazzi, indirettamente dopo vari giri. Bolognese. Sì. Sì, ma sono proprio pochi, sì. Ma sì. Ah, Foser, vabbè, sì, è stato. pure lui per via Traverse, ma direttamente Vabbè, pure il buon Nando Olsen. Che pochi. Sì. buono. sembra che so, sia scordato che c'aveva pure la maglia da Lazio, però vabbè. Buono. Buono. Diciamo buono. Ne hai viste le virgolette nel buon? Ma non l'hai Sì, no, lette. no, loro le ho Beh, lette. No, sotto. infatti, diciamo, Sottotitolo in sottolineiamo questo questo sotto. buono. Sì. No, ma Sotto, nei apro e chiudo sottotitoli la sono parentesi, apparsi. veramente scandalosa, perché comunque nell'azione del gol annullato al Benevento, ancora, cioè nel momento in cui andava al VAR, ancora si chiedevano tutte e due perché andavano al VAR, mentre sull'azione del rigore del Benevento, scandalo sì, perché c'è stato il tocco, ormai siamo abituati a qualsiasi tipo di commento. A te piace farti del male, io da tempo levo il commento. C'ha ragione, infatti sì. No, ma vabbè, dai, basta pensare che questo strazio è quasi finito, per fortuna. Dal prossimo anno, almeno su questo punto di vista, Vabbè, ma inizierà io una nuova epoca. su queste cose sono non credente, non credo che pure dall'altra parte a lungo andare sia meglio. Infatti, Quindi, ma dico che soltanto per almeno per nei quanto mi nostri riguarda, confronti. almeno i commenti tecnici sono un po' più obiettivi, cioè diciamo, gli ex calciatori che ho visto diciamo, sull'altra emittente mi danno qualcosa in più a livello diciamo, di imparzialità, cercano di commentare dall'alto comunque della loro esperienza e nulla più, quindi diciamo questo apprezzo poi. Falli crescere come Sky e poi veniamo. Vabbè, che vi devo dire? Voglio provare a dare fiducia, ragazzi. Poi lo sapete, sarò il primo nel caso, perché sono sempre molto attento a queste Non gli cose. roviniamo un sogno ad Esatto, Antonio, perché sta cosa. fatemi credere che un pochetto di imparzialità ancora esiste, Sta ragazzi. cosa gli piace tanto. Va bene, va Il bene. sogno del Tony. Sì, no, sogno un calcio, diciamo, più imparziale, perché veramente siamo arrivati veramente a secondo me, a un Intanto, punto dove comunque non so se ricordate, c'era la figura del telecronista tifoso, no? Tra l'altro la Lazio era rappresentata da sì. Guido De Angelis. C'erano dei canali apposta proprio per Esatto, così. ascoltare, sì, per l'audio, come Lì, diciamo, era un giochetto che era pure carino e ci stava comunque no? Lì fatto in quella sapevi modalità. quello che ascoltavi, quindi. Esatto, quindi cioè, ci stava la grande, però invece così è abbastanza pietoso, così mascherato, Oddio, diciamo anche mascherato. adesso sappiamo, basta che ti dicono il cronista o sai quello che ascolti perché Ah, tanto. sicuramente, però ecco, secondo me da un lato se è un qualcosa di non dichiarato, secondo me poi si trascende in un prodotto scadente comunque che poi urta un po' al tifoso, infatti possiamo constatarlo noi stessi, ecco. Io invece volevo aggiungere un'altra partita giocata oggi, che è un Lazio-Bari del 1970, 4-1, tra l'altro con gol finale di Chinaglia. Ormai Antonio sugli anni Quindi mi 70 si sta perfezionando la sua preparazione perché già sa a memoria tutte quelle moderne. Se faccio Esatto, parlare dagli quindi anni quelle là. No, 70, perché immagino quelle che. non le posso mai giustamente ricordare, insomma. E Beh. poi ragazzi, diciamo, non so se avete visto, oggi è uscito, diciamo, anche il nuovo formato della Champions, forse un po' in risposta anche a questo della Super League, che comunque prevede questo campionato, diciamo, da 36 squadre, dove si affrontano poi, ogni squadra affronta 10 partite, 5 in casa, 5 in trasferta, con avversari sempre diversi. E le prime 8 classificate vanno direttamente agli ottavi di finale, e dalla nona alla 24esima giocano dei playoff per accedere alla fase successiva. Tutte le altre verranno automaticamente eliminate e non retrocederanno in Europa Europa League. League. Sì, mi sa anche quelle là eliminate dallo stesso playoff. Mi sa che non esisterà più il sistema di retrocessione nelle coppe, diciamo, inferiori, ma sì, andrà direttamente a casa. Tutto ciò dal 2024. Dal 2024, che anche la stessa Europa League, che il prossimo anno cambierà formato, cambierà ulteriormente e avrà diciamo, un formato simile a questo qui della Champions, sempre con questo campionato, diciamo,
diciamo, totale, insomma, con poi playoff successivi e fasi finali. Diciamo, l'unica cosa che non verrà intaccata negli anni successivi saranno le fasi finali, che prevederanno sempre ottavi, quarti, semifinale e finale di Certo. doppia gara. Bene, Ma Antonio, siamo giunti alla fine di questo lunedì, iniziato un po' zoppicando con i collegamenti, ci dispiace, e ringraziamo comunque Gabriele Bodavini per la disponibilità. Non siamo riusciti oggi ad averlo in diretta per un problema tecnico, speriamo che nelle prossime settimane comunque di poterlo avere, soprattutto per scusarci di questa sera. Ringraziamo Marika Fruscio per il collegamento, per tutte le notizie riguardanti Sponda Napoli per la sfida di giovedì. Ringraziamo tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di seguirci. sì, stasera sono stati E davvero numerosi a commentarci. abbiamo letto molti messaggi, sì, infatti, e ai quali diamo appuntamento non a lunedì prossimo, perché lunedì prossimo appunto alle 20:45 c'è Lazio Milan, però seguiteci sulla pagina Facebook dove comunicheremo la data della trasmissione. Bene ragazzi, se non avete niente da aggiungere, auguro un buonanotte a tutti e un Forza Lazio e ci vediamo la Buonanotte a tutti. settimana prossima. Buonanotte e Forza Forza Lazio, Lazio. Forza Lazio.